Allora, buonasera a tutti. Iniziamo questo pomeriggio di formazione con un argomento che è un annetto ormai che a Modena non trattiamo più, Cassa Forense. Infatti il titolo è Incontro con Cassa Forense perché i nostri relatori cercheranno in questo tempo che abbiamo a disposizione di fare un excursus. Un po' su quelli che riteniamo gli argomenti principali di interesse proprio di Cassa Forense. Vorrei presentare ai nostri relatori di oggi che oltre che relatori sono veramente degli amici per l'Ordine di Modena. Sono l'avvocato Cecilia Barilli di Reggio Emilia, ma nostra delegata distrettuale, per cui ringrazio tantissimo Cecilia, nonché componente del Comitato Pari Opportunità di Cassa, per cui è stata qui a Modena anche con altri ruoli, non solo come quella di delegata. L'avvocato Paolo Zucchi di Parma. Anche lui è nostro delegato distrettuale, per cui che ringrazio veramente di cuore per la partecipazione. E non sono venuti perché i nostri delegati distrettuali, ma perché, come ho già detto, c'è un rapporto di amicizia con il nostro ordine. Un saluto e un ringraziamento particolare all'avvocato Roberto Uzzau, che non è nostro delegato distrettuale e già dal suo cognome Francesco viene dalla Sardegna, nonché componente del consiglio di amministrazione di Cassa Forense, per cui gli abbiamo riservato il ruolo più antipatico finale, quello di spiegarci così, l'utilizzo dei nostri contributi che paghiamo, per cui dall'iscrizione alla pensione, per cui capite che potrebbe parlarcene per 2 o 3 giorni, cerchiamo di essere sintetici. Per cui inizierei subito dando la parola all'avvocato Zucchi, che inizia con una parte illustrativa dal titolo La nostra storia, ma è la nostra storia insieme a Cassa Forense. Grazie a tutti. Allora, buon pomeriggio a tutti, grazie di essere qui con noi e grazie all'Ordine di Modena, che come ha detto Daniela è un ordine col quale noi di Parma, noi di Reggio, siamo in amicizia da ormai decenni. L'argomento che mi è stato assegnato oggi, cioè la storia nostra di Cassa Forense, può apparire anche, come dire, quasi superfluo, perché in fondo, può essere interessante ancora di più sapere quali sono le regole attuali della cassa, ma credo che sia utile conoscere la nostra storia anche per arrivare a comprendere meglio come e perché la cassa esercita poteri regolamentari nell'ambito ovviamente previdenziale che a volte le consentono anche di disattendere norme statuali. Normalmente si dice che la nostra cassa è nel suo embrione è nata nel 1952, quando in effetti con una legge prende il nome di Cassa di Previdenza e Assistenza Forense. Ma in realtà la nostra cassa ha origini ben più remote, che come vedete dalla prima slide che ho preparato, risalgono al 1933. E vedrete che poi ci sono anche molti aspetti di affinità con le norme attuali. Quella legge ha istituito l'ente di previdenza a favore degli avvocati, e allora c'erano anche i procuratori. Legge che poi è stata integrata nel 1935 con il riconoscimento alla cassa, anzi all'ente di previdenza, della personalità giuridica. Ora, quella cassa, ente di previdenza che vogliamo, comincia ad avere una affinità con la realtà, vedete, con il fatto che allora,
vigeva l'iscrizione d'ufficio di tutti gli avvocati. Si fa presto a dire che era un'epoca in cui le cose, come dire, d'ufficio obbligatorie erano diffuse su varie tematiche. Però l'iscrizione d'ufficio, comunque, noi oggi ce la ritroviamo a seguito dell'articolo 21,8 della legge professionale, quel comma in forza del quale si dice che l'iscrizione all'ordine comporta l'iscrizione alla cassa di previdenza. Quindi, insomma, corsi e ricorsi, per cui nel 1933 la situazione era simile a quella di oggi. E ci sono affinità anche parzialmente con il criterio logico del finanziamento. Vedete, le forme di finanziamento di quell'ente erano molteplici. Il primo che vedete è un contributo annuale che era obbligatorio. Però era già un contributo obbligatorio fino a un certo limite di valore, cioè fino a un reddito che allora andava desunto dai ruoli per la ricchezza mobile di 12.000 lire. Ruoli per la ricchezza mobile che sono forme di individuazione del reddito che risalgono a 3 o 4 anni dopo l'Unità d'Italia. Noi ci portiamo la ricchezza mobile fino, credo, al 1973, quando è avvenuta nel 1972 la riforma delle imposte indirette, l'IVA, eccetera. Nel 1973 l'IRPEF, fino a prima del 1973, ruoli per l'imposta di ricchezza mobile. Quindi chi superava le 12.000 lire dava un contributo in percentuale fissa, dopo quel limite dava un contributo, guardate che è significativo, a titolo di quota di mutualità. Quindi era già qualcosa che era diverso in parte da quello che è oggi, ma riproduce il sistema di una parte della contribuzione finalizzata alla costituzione della nostra pensione, in parte invece finalizzata a solidarietà. Chi ha la mia età, purtroppo per lui, si ricorda anche delle Marche Cicerone. Le Marche Cicerone erano una contribuzione, Catuzza, non so se si ricorda perché è giovane, fa finta. Modo di conoscerle, perché l'ho visto in atti magari antichi rispetto al mio inizio attività, e la cosa che mi colpì, non so se anche qua lo facevano, ma tanto gli avvocati sono sempre stati sufficientemente ostili alla cassa di previdenza e ai contributi, che quelle marche venivano applicate sul lato a testa in giù per protesta. No, questa non la sapevo. Comunque ovviamente era una marca, diciamo un po' come il nostro contributo unificato, si comprava, si appiccicava sulla nota di iscrizione al ruolo e con quella si contribuiva alla costruzione della propria pensione. Allora era una marca di natura prettamente previdenziale e quindi non era ripetibile nei confronti del cliente. Si deduceva facendosi rilasciare dalla cancelleria a fine anno una dichiarazione dalle varie cancellerie dei vari uffici giudiziari che attestavano quante marche Cicerone, o meglio per quanto valore di marche Cicerone, ognuno di noi aveva applicato nell'anno davanti alla cancelleria del Tribunale Civile, quella della Pretura e così via. Marche Cicerone che poi sono state abolite nel 1980 con la riforma storica, una legge 576. Una particolarità del finanziamento di allora era la percentuale che gli avvocati dovevano versare all'ente per le retribuzioni, per i corrispettivi che percepivano a seguito di incarichi ottenuti dall'autorità giudiziaria. Tralascio ovviamente donazioni, erogazioni liberali, eccetera, perché quell'ente, come tutti, ben volentieri accettano erogazioni di questo genere. Le prestazioni che venivano erogate differiscono ovviamente da quelle attuali, perché era un embrione di previdenza. Però anche allora si erogavano prestazioni temporanee
se si dovevano far fronte a delle necessità occasionali, ma anche delle prestazioni definitive, continuative, se si doveva far fronte a delle situazioni di invalidità assoluta per malattia, per vecchiaia o per altra causa. Con alcune particolarità però, che a parte il beneficiario, qualora decedesse, ai familiari, quindi la moglie, i figli, i fratelli, se ce n'erano, purché fossero a carico, venivano riconosciute solo delle elargizioni temporanee in casi di necessità e per non più di 10 anni dal decesso dell'assicurato, tranne che nei confronti della vedovo o della vedova e dei figli minori. Le prestazioni che venivano erogate erano calcolate con la base del sistema contributivo, quello che oggi la nostra cassa non applica più, quello che utilizza l'INPS, in forza del quale la nostra pensione viene calcolata sulla base dei contributi che sono stati versati, a loro volta vengono capitalizzati in base, sulla base di un tasso che viene determinato, e l'intero montante viene poi trasformato in una rendita vitalizia calcolata sulla base, diciamo, della vita media probabile residua. L'amministrazione dell'ente era completamente diversa da oggi, perché allora si trattava di un'amministrazione fatta da persone non elette ma nominate dal Ministro di Grazia e Giustizia insieme agli altri due ministeri che ancora oggi sorvegliano l'attività della Cassa. Oggi lo chiameremmo MEF, allora Ministero delle Finanze, Ministero del Lavoro di oggi, Welfare, chiamatelo come volete, allora era il Ministero delle Corporazioni, e quel consiglio, che durava in carica 5 anni, era composto da un rappresentante per ognuno di questi tre ministeri, dal segretario di quello che allora si chiamava Sindacato Nazionale degli Avvocati e Procuratori, attuale CNF, e da 10 avvocati o procuratori, di cui 6 da parte del ministro dovevano essere scelti fra un numero di 12 proposti dal Sindacato degli Avvocati e Procuratori. C'era poi un esperto e il presidente e il vicepresidente venivano scelti dal ministro nell'ambito dei componenti del consiglio. Il decreto del 1935 che vedete lì indicato è quel decreto di cui ho fatto cenno prima, in forza del quale l'ente ottiene il riconoscimento della propria personalità giuridica, e con quello viene assoggettato anche a vigilanza da parte dei 3 ministeri di cui vi ho fatto cenno prima. E questo è il primo passo, il primo embrione di ente previdenziale. C'è poi un completamento con, eccolo qua, con la legge del 1938, perché l'ente di previdenza diventa anche ente di assistenza. Lì è un embrione di attività assistenziale, però il principio che viene affermato è importante, perché si afferma che l'assistenza deve essere attuata secondo un principio di mutualità e, cosa ancora oggi valida, costituisce un dovere di solidarietà professionale. Quel decreto del 1940 che vedete indicato non fa altro che, come dire, applicare una specie di restyling della formazione e dei compiti dell'ente come sono stati delineati finora. Sostanzialmente dal 1939-1940 fino al 52, per motivi ovviamente anche bellici, non avviene niente di trascendentale se non il fatto
che con una serie di provvedimenti di scarsa portata che avvengono in quegli anni, la marca Cicerone diventa ripetibile nei confronti del cliente. Ma poi arriviamo, eccolo qua, alla istituzione finalmente della cassa, con quella legge del gennaio del 52, con la quale da ente, come vi ho detto prima, di previdenza degli avvocati e procuratori, nasce la cassa vera e propria, cassa con personalità giuridica di diritto pubblico. Questa cassa, in quel frangente, si dà anche una serie di regole, di funzioni. Una di queste, che somiglia a quella di oggi ancora, cioè l'iscrizione che è obbligatoria per chi raggiunge anche in questo caso un minimo di redditualità e non è obbligatoria per chi non raggiunge quel minimo. Vengono individuate due prestazioni fondamentali, la prestazione della pensione di vecchiaia e quella della pensione di invalidità. Quella di vecchiaia ha già alcune caratteristiche che vigono ancora oggi, per cui già dal 52 l'avvocato che avesse cumulato 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dalla propria età poteva andare in pensione. Diversamente c'è una specie di percorso a ostacoli sull'età, oggi è di 70 anni, prima del 2010 era 65, allora era già a 70 anni, quindi il requisito era quello dell'età, con almeno 25 anni di contributi. Comincia a delinearsi con quella legge anche l'attività assistenziale, per la quale si destinano dei fondi che vengono prelevati stabilendo una percentuale destinata all'assistenza per quel che la cassa introita dalla marca Cicerone e dai contributi che si versano per i compensi percepiti a seguito di attività svolta per incarico dell'autorità giudiziaria. La cosa però che avvicina questo profilo dell'assistenza e lo avvicina a quello che era un istituto in vigore nel regolamento assistenza fino al 2016, viene sostanzialmente definita quello che avremmo chiamato fino a qualche anno fa l'assistenza in caso di bisogno individuale. Cioè quei fondi, raccolti come vi ho detto, vengono destinati per il caso in cui un singolo avvocato abbia un bisogno a cui non sa provvedere, e vengono destinati i fondi agli ordini in proporzione al numero dei loro iscritti, come avveniva fino al 2015, con, devo dire, tante problematiche che allora c'erano, soprattutto rappresentate da una oggettiva impossibilità, adesso non andiamo a cercare le cause, di spendere tutti i soldi che per quell'istituto venivano accantonati, tant'è che nel corso degli anni quella provvidenza che non veniva completamente impiegata e utilizzata ha creato, a occhio e croce, non ricordo bene, ma mi pare un residuo di 140 milioni di euro non spesi, forse anche di più. Quindi questo è quello che avviene nel 1952 con l'istituzione della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, che comincia a somigliare sempre di più a quella di oggi. Come vedete in quella slide trovate quella che oggi considereremmo un'anomalia. Con la legge del 65-798, che è una legge di riforma del sistema sanitario italiano, viene attribuita alla cassa anche l'assistenza sanitaria, che per un certo tempo è stata esercitata con alcune peculiarità. Prima di tutto, prudenzialmente, credo sia stata una buona soluzione quella di gestire in modo separato la contabilità dell'assistenza malattia rispetto all'attività previdenziale. Poi
la cassa non poteva svolgere questa attività in forma diretta, perché non si sa mai, ma solo in convenzione con enti pubblici che svolgevano appunto l'attività di assistenza contro le malattie. Per il resto le forme di prestazioni che venivano svolte avevano una quasi sovrapponibilità con quella di oggi, cioè l'assistenza più necessaria, quella ospedaliera, gli accertamenti vari di tipo diagnostico e le cure fisiche di cui uno può aver bisogno. Qui arriviamo a un punto, a uno snodo fondamentale della storia della cassa, perché è l'introduzione di un elemento che caratterizza ancora oggi la cassa. Questa legge è ancora quella che regola il sistema elettivo della cassa, e si passa con questa da una gestione della cassa da parte di nominati dei ministeri a alla costituzione del comitato dei delegati, che viene eletto direttamente da tutti gli avvocati con quella formula legislativa che vedete, cioè sulla base di liste rigide concorrenti in un collegio elettorale che può essere composto da uno o più distretti di corte d'appello. È ancora una formulazione che l'avvocato Zhao poi la conosce benissimo per essere stato il malefico redattore dell'ultimo regolamento elettorale. Si distrae perché... No, va bene, ecco, ho capito. E comunque è ancora una formula che vincola nella scelta, se la cassa volesse farla, di un diverso sistema elettorale, perché le liste devono essere quelle, devono essere rigide, concorrenti fra loro, e un ambito territoriale lo devono avere, può essere uno o più turni d'appello, quindi ci si sta guardando, ma insomma non è facile modificarlo. Per concetti che potrei esprimere con leggerezza d'animo a Modena, un po' meno a Modica per esempio, perché in effetti voi sapete che questi distretti di corte d'appello sono più numerosi al sud, meno numerosi al nord, e quindi questo crea una composizione degli 80 delegati del comitato che è di prevalente composizione centro-sudista piuttosto che al nord. D'altra parte, Piemonte, che non è piccolo, una volta aveva 17 tribunali, ha una sola corte d'appello. Io non vorrei abitare nel Veneto, perché se fossi di Verona dovendo andare a Venezia ogni volta che devo fare un giudizio d'appello, insomma, non è certamente agevole. Questo ha dato origine alla costituzione del primo comitato, che di fatto è stato costituito nel 1977. Questo primo comitato ha visto la partecipazione di menti di tutto rilievo dell'avvocatura, che hanno fatto anche un po' di storia poi dell'avvocatura successiva. Qui bisogna ricordare prima di tutto Dario Donella di Verona, credo sia ancora vivo, ultra novantenne, secondo me fa ancora footing, l'ha sempre fatto, che è, credo, la mente a cui praticamente va ascritta la riforma previdenziale dell'80. Donella sta alla previdenza come Remo Danovi sta alla deontologia, più o meno. E in quel momento in cassa, in comitato, c'erano, come vi ho detto, fior di menti, perché c'era Donella, c'era Maio, c'era anche un nostro conterraneo, il papà di Giuliano e Giovanni Berti Arnovaldi Veli, che fu anche poi presidente di cassa. C'era l'onnipresente in quel periodo Franzo Grande Stevens, c'era quel di Salerno che fu presidente del CNF, c'era Edilberto Ricciardi, che poi si dimise perché diventò sottosegretario alla giustizia nel periodo. Vi ricordate i moti dell'Adriano? Ecco, abbiamo avuto un presidente del CNF che era contemporaneamente sottosegretario della giustizia, quindi da una parte
contribuiva a mantenere proposte normative che l'avvocatura avversava, ma sul palco protestava contro se stesso. A un certo punto si è dovuto dimettere. Questo comitato, mi viene da dire, comunque guidato, come vi dicevo, da menti davvero illuminate, ha cominciato a elaborare una riforma della previdenza e, con l'aiuto di alcuni parlamentari, hanno proposto alla politica un articolato che è poi diventato la legge 576 dell'80, che è la legge fondamentale ancora oggi per il nostro sistema previdenziale. È una legge che ha introdotto tanti principi che valgono ancora. Per esempio, ha introdotto la non totale, ma comunque proporzionalità fra i contributi versati e le prestazioni previdenziali attese. È quella che ha introdotto dei principi di, come dire, di solidarietà, perché ha introdotto la pensione minima. Poi la pensione minima ha avuto un'evoluzione successiva, ma insomma la pensione minima, ma è anche quella legge che ha posto un tetto alle pensioni massime, cioè il tetto che ancora oggi è di, cioè oggi è di 98.050 euro, con proposta di arrotondarlo a 100.000, è il tetto sulla base del quale, inteso tetto come reddito prodotto, sulla base del quale si calcolano i contributi e sulla base di questo quindi si determina la pensione. Tetto oltre il quale si versano contributi che non sono più rivolti a formare la nostra pensione futura, ma hanno natura solidaristica. Con questa legge è stata migliorata l'assistenza, perché è stato destinato si è stabilito un principio di destinazione all'assistenza del 2% degli introiti della cassa risultanti dal bilancio. Questo è un principio che poi è cambiato con la riforma del regolamento per l'erogazione della previdenza, perché in effetti il 2% di tutti gli introiti della cassa correva il rischio di mescolare un po' il diavolo con l'acqua santa, perché il 2% dei contributi versati dai colleghi per la propria pensione non era forse giusto che andassero poi destinati alla previdenza, così come forse non era giusto che venissero dirottati sulla previdenza le rendite del patrimonio. Oggi il sistema di finanziamento dell'assistenza è diverso, perché è commisurato al numero degli iscritti, in ragione di 290 euro di base per il numero degli iscritti risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente nel quale si stabilisce lo stanziamento, con un tetto che è riferito a quanto la cassa introita a titolo di contributo integrativo risultante dal bilancio consolidato ultimo. Quindi a quel punto oggi la cassa è finanziata non più come allora, non la cassa, l'assistenza, scusate, è finanziata non più come allora con una parte del contributo integrativo. Contributo integrativo che devo dire che per me è stato per un po' di tempo un mistero. Cioè, il contributo soggettivo sappiamo a cosa serve, il contributo integrativo, diciamo così, funzione multipla, l'assistenza senz'altro, solidarietà sì, probabilmente anche assestamento di bilancio. Poi ho trovato un vecchio articolo, se avete due minuti di pazienza ve ne leggo qualche traccia, un vecchio articolo di Donella, sempre lui, pubblicato sulla rivista Toga Piceno, che è la rivista dell'ordine degli avvocati di Ascoli Piceno, che, come dire, dal legislatore di allora per me è stato illuminante. E dice: lo studio della riforma della previdenza forense, approvato con quella legge che vedete, cominciò col primo comitato dei delegati eletto da tutti gli iscritti alla cassa. Lo studio della riforma prese spunto da una leggina
appena approvata per la previdenza dei geometri. In questa leggina era previsto il contributo soggettivo nella misura del 10% e il calcolo della pensione con il coefficiente dell'1,75. Era inoltre previsto che i geometri potessero recuperare in parte dai clienti la contribuzione versata dalla cassa. Alla cassa. Risultarono evidenti due carenze della legge: la pratica impossibilità di determinare il modo di addossare una parte della contribuzione ai clienti e la insufficienza del solo contributo soggettivo nella misura del 10% per garantire le pensioni calcolate con il coefficiente dell'1,75. Nacque dunque l'idea, se non erro fummo io e Carlo Maio ad abbozzarla per primi, di un contributo da calcolare sul volume d'affari. L'idea piacque al comitato dei delegati di cui allora facevano parte anche quelli che vi ho detto prima, Franco Grande Stive, cioè anche la Fernanda Contri, poi se non sbaglio giudice costituzionale, credo, no? Chiamammo integrativo il nuovo contributo e prevedemmo che esso potesse variare dal 2 al 4%. A quel tempo era molto difficile fare dei calcoli perché la base contributiva, redditi e volume d'affari, era del tutto sconosciuta. Secondo gli attuari, il contributo probabilmente necessario dovrebbe essere stato nella misura massima prevista del 5%. Si pensò di partire con il 2% e di rivedere la misura nel caso che ciò apparisse necessario. Il contributo integrativo apparve subito idoneo a soddisfare due esigenze: addossare una parte della contribuzione ai clienti, tenuto conto che in tutto il sistema previdenziale gran parte dell'onere previdenziale ricade sui datori di lavoro e committenti, ma soprattutto il contributo integrativo con la sua variabilità sarebbe stato lo strumento più importante per garantire gli equilibri finanziari della cassa. Carlo Maino lo definì il nostro polmone perché esso con la sua variabilità avrebbe consentito un salutare respiro alle finanze della nostra cassa. Credo che sia tutto sommato illuminante di un, prima di tutto, di persone che indubbiamente sapevano guardare lontano. E poi l'origine di questo contributo integrativo vedremo che è confermata anche da riforme che la Cassa ha attuato in seguito. Alberto c'era quando il contributo integrativo, con la riforma dell'89, poi 88-89, no scusate, 2008-2009, entrata in vigore poi nel 2010, si avvalse anche dell'incremento del contributo integrativo dal 2 al 4%, da prima in misura provvisoria poi divenuto stabile, per far quadrare i conti della cassa. Quindi questa legge, scusate la divagazione, ma era una curiosità che a me a suo tempo quando l'ho rinvenuta era apparsa interessante, questa legge del 1980 introduce anche quella novità che ancora oggi abbiamo sul sistema dichiarativo. Con la legge dell'80, all'articolo 17, ci trovate il modello 5 e, al di là del fatto che oggi sia informatico, ma più o meno il sistema delineato dalla legge del 1980 con i dovuti aggiustamenti è quello che ci ritroviamo oggi. Però l'evoluzione, scusate, non voglio dilungarmi troppo, ma l'evoluzione ha un punto, uno snodo fondamentale con questo decreto legislativo, il 509 del 94, in attuazione di una delega dell'anno precedente. Questo decreto stabilisce in buona sostanza che gli enti pubblici allora di previdenza degli libero professionali potevano trasformarsi in associazioni o fondazioni. Questo decreto contiene dei punti fondamentali. L'articolo 1 ci dice che, al comma 1, che appunto questi enti preesistenti subiscono questa trasformazione, ma con una condizione: a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario. Guardate, qui sta tutta l'origine causale della privatizzazione delle casse previdenziali. Siamo nel 2019, ma già allora lo Stato
aveva un forte deficit e non aveva nessun desiderio di gestire una bomba atomica come la previdenza. Gli bastava l'INPS, gli bastavano i lavoratori subordinati, quindi con questo decreto che consentiva alle casse del libero professionali di acquisire la loro autonomia e quindi di diventare soggetti privati, lo Stato non ha riconosciuto capacità alle libere professioni di autogestirsi in tema previdenziale, anche se è quello che appare, ma in realtà si è voluto spogliare di tutti i rischi che la gestione di una previdenza comporta. E quindi con questo decreto ha posto dei paletti, il primo ve l'ho enunciato, è stato poi stabilito che i poteri di questo ente, eccolo lì, potessero essere i più ampi. Perché al terzo comma dell'articolo 1 si dice che questi enti, che sono quelli preesistenti che vengono trasformati, possono svolgere tutta la loro attività previdenziale e assistenziale, ma ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione. Quindi sono posti due paletti e solo questi due, sotto questo profilo, il che significa che il campo di azione delle casse private è amplissimo, non dico che possono fare tutto, con i limiti che poi vedremo con l'articolo 2, ma quasi tutto, unico obbligo, iscrizione obbligatoria e versamenti contributivi. Altri paletti derivano dall'articolo 2, che è un articolo molto succinto, marmoreo, che con poche parole però definisce bene quello che la cassa può fare e quello che non può fare. E dice che le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, il che vuol dire che possono fare quasi tutto, ma però nei limiti fissati da questo decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta. Quindi questo decreto ci dice che siamo soggetti privatistici, però che comunque continuiamo a svolgere una attività che ha natura pubblica, e questo crea anche notevoli equivoci di cui lo Stato più volte ha approfittato con delle normative di cui vi farò cenno, pur se solo in modo esemplificativo, verso la fine. Il secondo comma di questo articolo pone altri due limiti molto importanti, perché stabilisce che la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio e lo deve fare, prima di tutto, quindi, equilibrio di bilancio. Non possiamo fare quel che vogliamo, ma lo possiamo fare solo se manteniamo un equilibrio di bilancio, che dobbiamo andare a ricercare adottando dei provvedimenti, che questo comma 2 ci dice che devono essere compatibili con il bilancio tecnico che la cassa deve fare ogni 3 anni. Il bilancio tecnico è, come dire, una proiezione che, con una normativa successiva, finiamo poi con un provvedimento ministeriale del 2007, assume una prospettiva trentennale che poi la legge Fornero porta a 50 anni. Quindi i limiti sono ben precisi. Dobbiamo prevedere un'iscrizione che è obbligatoria, dobbiamo prevedere una contribuzione, abbiamo una completa autonomia di ogni genere, gestionale, organizzativa, contabile, ma dobbiamo avere una stella cometa. Dobbiamo assicurare l'equilibrio di bilancio e dobbiamo farlo tenendolo presente sempre in ogni delibera che la cassa adotta con i suoi regolamenti. E qui c'è l'effettivo snodo del perché la cassa si può muovere, scusatemi, ma si può muovere con una certa libertà. No, e purtroppo è come dire, ormai stabile. Come vedete, anche una legge successiva, che rimane una legge fondamentale per tutti, non solo per le casse libero professionali, la 335 del 95, riconosce questa autonomia della cassa, perché dice che
questa autonomia serve ad assicurare l'equilibrio di bilancio agli enti previdenziali privati, che possono adottare tutti i provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento e ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata e in relazione alle anzianità maturate. Vedremo poi quanti pericoli comunque derivano all'autonomia della cassa. Questa possibilità posta dal decreto legislativo 509 ha dato origine allora a un dibattito molto intenso all'interno della cassa, perché come sempre noi non abbiamo un'opinione unica. Quindi c'era chi voleva confluire direttamente nell'INPS, ed è un tipo di desiderio che qualcuno coltiva anche oggi, oppure c'era chi voleva dar corso alla costituzione di una cassa previdenziale di tutte le libere professioni. Così non è stato, perché poi non solo la nostra cassa, ma anche altre, anche tutte le altre, hanno adottato quella strada. Siamo andati verso la costituzione di una cassa di previdenza e assistenza per i soli avvocati, e le altre professioni hanno fatto la stessa cosa. Con un decreto interministeriale che vedete indicato lì del 1995, ci avviamo ad essere quello che siamo oggi, cioè con quel decreto è stato approvato il primo statuto e il primo regolamento generale della Cassa, che poi via via modificato, ma non nei suoi aspetti essenziali, ancora oggi sono i due strumenti che guidano il funzionamento della cassa. Da allora è cambiato il mondo fino al 2010, dal 1980, riforma della legge 576, perché più o meno in quegli anni comincia l'incremento del numero degli avvocati in modo molto molto elevato. Passiamo, oggi siamo a livelli di 0,2-0,3% di incremento, abbiamo fatto periodi anche a due cifre, anche 10-11%, ma era normale un incremento annuale intorno al 7-8%. Quindi il profilo e le funzioni che la Cassa si era data nel 1980 sono state radicalmente riviste da Alberto Nalin, che nel 2008 e nel 2009 ha creato, insieme ad altri compagni di cordata, questa riforma che è entrata in vigore nel 2010, che lui potrebbe illustrarvi certamente molto meglio di me, ma che porta ad alcune novità. Novità che derivavano dal fatto che in quel momento c'erano problemi di sostenibilità della cassa, e quindi bisognava anche, da un lato, metterla in sicurezza per evitarne un possibile commissariamento, ma dall'altro rendere anche più equo il rapporto fra contribuzione versata e prestazioni. Con quella riforma, per esempio, è stato incrementato il contributo soggettivo, che è passato al 13%, ma sono aumentati anche i contributi minimi. Contributi minimi che trovano, nella misura che è stata, diciamo, determinata allora, trovano la loro spiegazione, il loro fondamento nel fatto che quello che viene definito il contribuente minimo, colui che versa praticamente solo i contributi minimi sempre, e ce n'è a occhio e croce un 100.000 oggi, contribuiva col pagamento dei contributi ante riforma 2010, contribuiva a pagare la sua pensione al, se non ricordo male, posso invertire i dati, 43,8% o 48,3%, adesso non ricordo esattamente. Con questa riforma del 2010, quella tipologia di iscritto arriva a pagare circa l'81%. Con la riforma 43,8, non ricordavo. Con la riforma poi ulteriore, con l'ulteriore aggiustamento del 2012 entrato in vigore del 2013, si passa al 98
0,3%, comunque non ancora il 100%, e questo è uno dei casi nei quali la cosiddetta solidarietà intracategoriale interviene per andare a diciamo a tappare dei buchi che la contribuzione personale non ha riempito. Vi ho accennato che poi quella riforma modifica la percentuale del contributo integrativo, che passa al 4%. Ci sono poi con quella riforma due dati fondamentali di riforma della prestazione previdenziale. Si introduce la pensione di vecchiaia anticipata, ma si modificano i criteri per arrivare a percepire la pensione di vecchiaia. A quel momento erano 65 anni con almeno 30 anni di contributi, e si stabilisce che in futuro, a decorrere dal 2021, quando tutta questa riforma sarà arrivata a regime, si andrà in pensione con il 70 anni di età e almeno 35 anni di contribuzione. Si stabilisce anche che progressivamente spariscano i supplementi pensionistici, si introduce il contributo modulare volontario. Quindi ci sono una rimodulazione delle situazioni che poteva far pensare che fossimo arrivati al capolinea di questo percorso verso la completa autonomia e autosufficienza nella gestione. Invece, un attimo dopo, interviene la legge Fornero, che richiede la sostenibilità finanziaria delle casse a 50 anni. Prima era a 30 anni, col suggerimento comunque di ampliare l'orizzonte fino a 50 anni. Con la legge Fornero diventa un obbligo, e quindi la riforma, che era entrata in vigore da poco più di un anno, deve essere rimodulata con degli aggiustamenti che sono necessari dall'obbligo di mantenere quell'equilibrio della gestione della cassa che il decreto legislativo 509 ci impone. Quindi, come vedete, si passa a modificare per esempio il coefficiente di rendimento. Con la riforma precedente si era arrivati a ridurre il numero di queste aliquote di coefficiente da 4 a 2, che erano poi all'1,50 e all'1,20. Col 2012, questa riforma poi entra in vigore nel 2013, si passa al coefficiente unico, che è all'1,40. Poi l'aliquota del contributo integrativo, che era al 13, viene scaglionata nel tempo, e quindi si va dal 14, che era nel 2013, oggi siamo al 14,50, nel 2021 saremo al 15%. Viene poi dato conferma al contributo di solidarietà che i pensionati continuano a versare, che nel tempo aveva avuto un'evoluzione, diciamo così, percentuale, era passata, se non sbaglio, dal 4 al 5%, e poi con questa riforma progressivamente al 7,25, 2021 sarà al 7,50. Il contributo integrativo si consolida al 4% e rimane confermata il versamento del contributo modulare volontario. Tutto questo sarebbe, come dire, cose finite. Siamo arrivati alla fine del nostro percorso. Ma da un lato il nostro sistema ha ancora dei tratti pubblicistici, la legge 335 del 95, che riguarda tutto il sistema pensionistico pubblico e privato, contiene ancora principi che le casse non possono disattendere. Ma poi cominciano tutta una serie di, passatemi il termine, aggressioni all'autonomia della cassa, che forse nascono anche dall'equivoco del fatto che la cassa sia una fondazione di diritto privato che però svolge una funzione pubblicistica. E vedete che, per esempio, a un certo punto, nel 2010, nel 2011, la cassa viene inserita in quegli elenchi Istat
che contengono l'elenco degli enti pubblici. È male, è bene, resta il fatto che nel tempo poi questi elenchi sono stati, come dire, adottati, vi si è fatto riferimento per relazione da altre leggi, che hanno posto dei vincoli che erano rivolti, dovevano essere rivolti solamente agli enti pubblici, vincoli in materia di finanza pubblica, che però venivano disposti con riferimento ai soggetti che erano inseriti negli elenchi Istat. Ecco, un esempio per tutti, quello della legge 212 del 95, cosiddetta della Spending Review. Questa legge stabiliva che gli enti dovevano procedere a risparmi di spesa, quindi risparmi sulla conduzione degli enti, che peraltro la cassa stava già facendo, se vogliamo parlare della nostra cassa. Il problema è che questi risparmi dovevano essere versati, depositati, meglio, al bilancio dello Stato. Se non che depositati al bilancio dello Stato senza un termine di scadenza diventa un problema. Poi sappiamo che riavere dei soldi dal bilancio dello Stato che è eternamente in deficit è un problema. E quindi le reazioni degli enti previdenziali ci sono state e sono state di diverso genere. C'è chi è ricorso, come la nostra cassa, a fare dei versamenti con riserva di ripetizione, chi invece è ricorso all'autorità giudiziaria e siamo finiti davanti alla Corte Costituzionale, e con questo quella legge, con una sentenza numero 7 del 2017, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, e qui vediamo che nascono tutta una serie di provvedimenti giurisprudenziali che si incentrano proprio su quel decreto legislativo 509 del 94, cioè sull'esercizio, sul diritto della cassa di esercitare la propria autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, eccetera. E guardate, quella sentenza numero 7 del 2017 dice cose importantissime che valgono poi per ogni futura evenienza, perché ne abbiamo già poi di prossimi scontri con il nostro legislatore. Per esempio dice che la scelta di privilegiare attraverso questo prelievo obbligatorio esigenze di bilancio statale rispetto alla garanzia per gli iscritti alle casse di vedere impiegato il risparmio di spesa corrente per le prestazioni previdenziali non è conforme né al canone di ragionevolezza né alla tutela dei diritti degli iscritti alla cassa garantiti dall'articolo 38 della Costituzione né al buon andamento della gestione amministrativa della medesima. Più avanti ci dice che non è conforme a Costituzione articolare la norma nel senso di un prelievo strutturale e continuativo nei riguardi di un ente caratterizzato da funzioni previdenziali e assistenziali sottoposte al rigido principio dell'equilibrio tra risorse versate dagli iscritti e prestazioni rese. E si chiude dicendo che ogni spesa eccedente al necessario finisce per incidere negativamente sul sinallagma macroeconomico tra contribuzioni e prestazioni. Queste sono motivazioni che sono, come dire, eternamente valide. Vedete, qui ci sono una serie di altri attentati alla cassa. Per esempio, la legge 232 del 2016, la legge sul cumulo dei contributi previdenziali per periodi assicurativi diversi. Improvvisamente, dalla sera alla mattina, con la legge di bilancio del 2016, nel 2017 ci siamo trovati con la cassa che era sottoposta a questo regime di cumulo dei contributi versati alla cassa con contributi versati presso altri enti, prevalentemente l'INPS. Ora, il sistema, questo cumulo applicato come la legge forse avrebbe preteso, poteva scardinare l'equilibrio di bilancio della cassa, perché
Sostanzialmente mandava in pensione due istituti, quali la totalizzazione e il ricongiungimento dei periodi contributivi. Ricongiungimento, che era ed è rimasto oneroso, totalizzazione che in teoria è gratuita, ma il suo costo sta nel fatto che cominci a beneficiarne dopo 20-21 mesi circa dalla domanda. Quindi questo cumulo, così come strutturato nella legge, da calcoli banali fatti da noi delegati, poi gli uffici hanno fatto calcoli molto più approfonditi, abbiamo visto che comportava esborsi anche di 70-80 mila euro calcolati per un contribuente medio, 70-80 mila euro in più rispetto a quello che la cassa aveva accantonato secondo i propri sistemi regolamentari di calcolo della pensione. E quindi si fa in fretta a fare i ricchi coi soldi degli altri, per cui lo Stato molto spesso mette le mani nella tasca degli enti previdenziali, e a questo punto quel decreto legislativo 509, che è la nostra stella polare, ci consente di modificare lo stato di fatto che ci deriva dalla legge, modificando i nostri regolamenti, perché con questi, e di fatto così è avvenuto, sostanzialmente ribadendo con un nuovo regolamento per il cumulo, non ancora approvato dai ministeri ma dalla Cassa sì, dicevo ribadendo i vecchi principi di sistema del calcolo della pensione, ci consente di mantenere l'equilibrio di bilancio, e provvedimenti che quindi in questa ricerca del mantenimento dell'equilibrio di bilancio trovano la loro legittimità. Ma gli esempi potrebbero essere tantissimi, non si finisce mai. Adesso, come vedete, abbiamo anche il saldo estralcio dei crediti contributivi, per cui ancora una volta il nostro legislatore si sveglia e dice che un legittimo credito che l'ente previdenziale ha improvvisamente non ce l'ha più, perché lo deve regalare a chi i contributi non li ha pagati. Per quale motivo non li abbia pagati? Magari un motivo perfettamente legittimo di impossibilità, però contributi che andavano pagati e che quindi potrebbero creare anche delle disparità di trattamento fra chi li paga e chi non li paga. E ancora una volta la Cassa è dovuta ricorrere a un freno al legislatore, facendo valere tutta una serie di argomenti, diciamo in gergo avvocatesco, eccezioni di merito, ma anche richiamando ancora una volta la propria autonomia. Autonomia che è stata oggetto di tantissime diatribe e di tantissime sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, che hanno affermato, come vedete, principi che ho lì cercato di riassumere e riprendere senza volerli andare analiticamente a ricostruire. Vi ho già enunciato quella che a mio giudizio rimane la norma che viene sviluppata nel modo più compiuto, e cioè dalla sentenza numero 7 del 2017 della Corte Costituzionale. E così però ci sono anche altre sentenze. Ne richiamo una sola della Corte di Cassazione, che è la recentissima dello scorso anno 3461, perché alla fine racchiude un po' tutti i principi e dice che il riconoscimento operato dalla legge, cioè 509 del 94, in favore di nuovi soggetti dell'autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ha realizzato una sostanziale delegificazione attraverso la quale, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge stessa, è concesso agli enti previdenziali privatizzati di regolamentare le prestazioni a proprio carico, anche derogando a disposizioni di legge. E quindi il cerchio, credo che temporaneamente, salvo nuove
iniziative del legislatore si chiude, e con questo excursus credo si sia delineato un po' la storia normativa della nostra cassa, ma anche credo dato conto di quello che spesso è un elemento che non facilmente viene compreso, e cioè il motivo per il quale la nostra cassa di previdenza, a tutela del proprio equilibrio finanziario e quindi a tutela dell'interesse dei propri iscritti e delle loro aspettative pensionistiche, attua da origine a dei regolamenti che possono anche disattendere le norme statali. Io mi fermo qui perché ho già rubato fin troppo tempo e vi lascio a chi delineerà lo stato attuale della cassa. Prima di dare la parola all'avvocato Barilli, volevo solo fare due precisazioni su quanto detto dall'avvocato Zucchi, per questioni che hanno toccato l'ordine di Modena o il distretto, che per quanto concerne la vicenda dei delegati a cui ha fatto cenno il nostro relatore, è che il distretto dell'Emilia Romagna, con questo strano meccanismo di iscrizioni e non cancellazioni, il distretto dell'Emilia Romagna ha perso un delegato formalmente per 16 iscrizioni, poi di fatto l'avvocato Zucchi ha fatto tutto altri conteggi, che forse ci spettava il nostro quinto delegato e non perderne uno. Questo prometto che non è finito. Ah, ok, questa è una notizia. L'altra cosa invece è che... Sì, ho capito. Voglio dire che... Non ti sei arreso? No, perché dovevamo arrivare più o meno alla fine di marzo per poter controllare meglio alcune cose. Attendiamo i risultati dei riconteggi. L'altra cosa era i vecchi fondi assistenziali che venivano erogati ai COA. Devo dire che il Consiglio dell'Ordine di Modena li ha sempre utilizzati tutti, e anzi quando ce li avete ridotti ci siamo trovati anche in difficoltà, perché quello era il modo per aiutare direttamente i colleghi che in quel particolare momento storico avevano delle difficoltà. È vero che anche adesso si può fare questo tipo di richiesta tramite però cassa direttamente, per cui con viene a mancare un po' quella sensibilità della necessità specifica a volte di quel collega che per riservatezza e tanti altri motivi non vuole esplicitare la situazione. Per cui devo dire che per noi è stato un dispiacere quando è stato modificato questa parte dell'erogazione da parte di assistenza, perché credo che noi ne avessimo fatto un buon uso. Cedo la parola all'avvocato Barilli, ce l'hai già la tastiera, perfetto, dove ci farà un excursus di quello che è il sito di Cassa Forense, dove vengono riportate tutto e di più, in modo tale se riusciamo a utilizzarlo correttamente. Grazie Cecilia. Ecco, sì. Grazie. Allora, ringrazio l'Ordine di Modena, in particolar modo Daniela Dondi, per l'invito, e permettetemi un ringraziamento particolare all'avvocato, bisogna farlo, Alberto Nalin, che è qui, mentore di tutti noi, almeno quelli al tavolo, per la sua competenza, la sua disponibilità. Basta, però dobbiamo dirlo, sei vecchio e quindi è giusto che i vecchi vengano lodati. Bene. Coccodrillo no, mentore. Allora, dopo questo
dotto e completo excursus sulla normativa di cassa forense fatta da Paolo, io invece vi ammorberò con, parlandovi del sito di cassa forense. Allora, innanzitutto devo fare una premessa. La premessa è questa: gli accessi non vengono controllati, siete liberi di andare sul sito di cassa forense senza essere sanzionati, visti, chiamati perché non avete pagato i contributi, eccetera. Quindi ampia libertà, è un sito aperto. Lo dico perché? Perché noi, come tutti quelli che si occupano di siti, cerchiamo di monitorare gli accessi e sono 227.000 gli avvocati e non abbiamo 227.000 accessi, quindi già questo ci preoccupa un po'. Abbiamo cercato di rendere il sito non un sito istituzionale, ma un sito di utilizzo, anche quotidiano. Cioè, nel processo anche di innovazione di Cassa Forense, per un po' venire incontro, dico un po' perché ci stiamo cercando di venire incontro alle esigenze degli iscritti, anche perché noi stessi e il Comitato dei Delegati siamo iscritti a Cassa Forense, paghiamo i contributi, eccetera. Abbiamo cercato di rendere utilizzabile, fruibile e anche utile il sito di Cassa Forense. Quindi non è un sito solo istituzionale in cui uno va per compilare il modello 5 o stampare i MAV, è un sito di utilizzo anche quotidiano. Iniziamo dall'indirizzo www.cassaforense.it, questo lo sapete più o meno tutti, siete più o meno tutti invitati ad andare almeno due volte l'anno, due volte l'anno ci vanno col malumore perché devono generare i MAV. No, sì. Possono andare una volta, sì, potrebbero andare due volte solo per generare arrivare. Tre, magari, tre, va via, tre. Esatto, è di molto male. Se così, oggi proviamo a sfatare questo mito del sito di Cassa Forense, così anche per curiosità, visto che nessuno, magari non è vero, perché l'Ordine di Modena, grazie soprattutto alla sua Presidente, di solito è brava a istruire bene gli iscritti, però magari non avete mai così, non vi siete mai addentrati in quelli che sono certi meandri e magari oggi potete tornare a casa con qualche nozione in più. Allora, in primo piano voi vedete che c'è una sorta di banner che passa e sono le notizie più importanti. Fondamentalmente cerchiamo di dare notizie relative a Cassa Forense. Oddio, è andato via Annalina, ha detto, dopo questo basta, non può più reggere. Primo piano le notizie non solo del paese, ma anche relative alla professione. Sono notizie immediate, che giornaliere, cioè, cambiano continuamente. Poi abbiamo sulla destra le notizie più importanti relative a Cassa Forense, cioè a quelle che sono le scadenze del momento. Quindi adesso che cosa abbiamo? Abbiamo il rinnovo della polizza sanitaria. Voi sapete, se non lo sapete ve lo ricordo, che tutti coloro che sono iscritti a cassa hanno una polizza sanitaria grandi eventi gratuito, cioè è una forma assistenziale che ha un'incidenza sul bilancio notevole e riguarda gli iscritti a Cassa Forense, che possono utilizzare la polizza Unisalute, polizza che è stata vinta attraverso un bando europeo, e possono gestire, utilizzare i servizi che Unisalute mette a disposizione. Naturalmente già sapere che c'è la polizza è importante, perché magari in un sistema, come posso dire, diverso da quello dell'Emilia Romagna, in cui più o meno tutto funziona, magari si va alla ricerca di una clinica particolare o di un professore o di un medico particolare per una certa operazione e si guarda se quella struttura è convenzionata e quindi si può avere il rimborso o il pagamento dell'intervento. Quindi è comunque un utilizzo mirato e deve essere anche conosciuto dagli iscritti per poter utilizzarlo, perché non è che noi possiamo invitarvi quando siete malati a dire andate sul, siete voi che dovete andare alla ricerca della convenzione all'interno della polizza. Però sapere che siete assicurati automaticamente solo con l'iscrizione è già una notizia in più. In più questa polizza si può estendere anche ai familiari e può essere anche aggiunta una polizza integrativa, non per i grandi eventi ma per altri tipi di malattie, quindi anche per esami diagnostici eccetera, poi vedete nelle condizioni, e questo ha una tempistica particolare, in questo periodo si può essere rinnovata. Più scopre di più relativa alla polizza. Analizziamo un attimo il banner che c'è qui, questo azzurro, perché? Perché qui abbiamo più o meno, tutta la documentazione necessaria per capire e comprendere il mondo Cassa Forense.
Allora, avete visto l'evoluzione contributiva, poi l'avvocato Zhao specificherà i contributi. Voi sapete che dovete pagare i contributi, sapete quanti sono i vostri contributi, sapete tutto. Però magari qualcosa vi sfugge, magari non avete ben chiaro qualcosa. Allora, considerato il mestiere che facciamo tutti, la base da cui partire, che cos'è? La regolamentazione, è la normativa. Lo facciamo per i nostri clienti, sarebbe anche interessante qualche volta farlo per noi, per capire un attimo quello che sta alla base anche della nostra professione. Ecco allora che per noi è importante ragionare su che cos'è la cassa, ma soprattutto avere la documentazione. Che cos'è la documentazione? Sono fondamentalmente tutte le guide previdenziali e assistenziali che regolano quelli che sono i contributi, le indennità, le richieste, i moduli, cioè quello che voi dovete fare o chiedete a Nalin solitamente, o chiedete all'ordine, o chiedete passando per il corridoio al collega, oppure in maniera scientifica, rigorosa, come fate per i vostri clienti, potete andare a vedere sul sito della cassa. Perché dico questo? Perché a volte si ricevono delle telefonate, soprattutto dai giovani, non so neanche definire l'aggettivo, brutte, diciamo così. No, anche dai giovani. Sono avvocato, mi sono appena iscritto, cosa devo fare? Non lo so, leggi magari, no? Allora, vai a vedere sul sito della casa, anche perché io capisco che all'inizio, soprattutto col modello 5, ci potevano essere delle difficoltà dal punto di vista di una generazione che non era assolutamente informatizzata. Tra l'altro io non nasco informatizzata, lo sono dovuta diventare. Bene, quelli più giovani di me invece lo smartphone ce l'hanno a 5 anni, però mai che vadano in autonomia sul sito della casa, mai. Allora, vediamo un attimo che cos'è. Guida previdenziale, ovviamente ci sono tutte le norme relative a tutti gli argomenti, quindi iscrizione, cancellazione, contribuzione, modello 5, sistemi sanzionatori nel momento in cui non paghiamo, ci dimentichiamo o omettiamo qualcosa, prestazioni previdenziali, assistenziali e quota modulare della pensione. Non manca nulla, c'è tutta la nostra vita qua. O comunque, adesso l'avvocato Zhao naturalmente dopo spiegare, non è che voglia leggervi tutto, sapete leggere benissimo anche voi, è solo un modo per avvicinarvi al sito. La normativa, quindi legislazione intesa come tutto ciò di cui ha parlato Paolo prima e le troviamo qui, ma anche, scusate mi sono persa, non riesco ad andare indietro, aspettate, scusate, perdonatemi, sono un po' lenta anch'io, ma anche tutta la parte degli statuti e dei regolamenti. Quindi, per esempio, il nuovo regolamento assistenza, spiegheremo che c'è anche un portale apposta, cioè qui tra l'altro non ho la tastiera, ho la tastiera, si è aperto questo perché c'è Uzzau che fondamentalmente è stato lui a farlo, quindi adesso non riusciremo mai più a tornare indietro. Ok, magari qualcuno dall'alto mi aiuta. Ok, niente. Ha chiuso tutto, il sito cassa non si apre più. Un successone. Il regolamento assistenza, il regolamento ha fatto questo, mandato in tilt. La ragazza si emoziona. No, non mi emoziono, non so se sia lui che... C'è il bello della diretta. È lei che lo regola, apra lei allora, così è me. Chiuda tutto e torniamo indietro. Eccoci qua. No, è che... Ci sei, perché chiudi? No, ma io voglio aprire Cassa Forense. Ecco perché non capivo, perché era lui che guardava. Vai, è steso, su. C'è? C'è. Ok. Ok. Torniamo alla nostra documentazione. Una cosa importante invece adesso è la modulistica. La modulistica, ormai con il sistema delle PEC e il sistema dello scambio, non c'è più come usava ai nostri tempi il modulo che doveva essere cercato all'ordine, trovato, compilato in doppia copia, mandato in cassa con una raccomandata, poi chissà quando arrivava. Adesso attraverso questi modelli si riescono fondamentalmente a compilare abbastanza immediatamente,
apro la prima, indennità di maternità. La domanda di indennità di maternità viene compilata attraverso questo modulo che può essere stampato ma integrato anche se si accede alla posizione personale e si manda attraverso la PEC e viene immediatamente evasa o comunque velocemente evasa la posizione. E così per qualunque tipo di prestazione. Lo dico perché a volte... Anche qui, nella ricerca della modulistica, magari potete scorrere e trovare forma di assistenza che fa il caso vostro. Poi magari c'è qualche così domanda sulla compilazione del modulo, ma insomma non sono cose complesse. Però si trova tutto sul sito. Questo, ripeto, è un'agevolazione vostra. Invece, con orgoglio possiamo dire, parliamo dei tre portali, Welfare, Europa e Convenzioni, apriamo Convenzioni, che sono fondamentalmente nuovi portali che le commissioni che si occupano di questa, tra l'altro Commissione Assistenza fa parte Paolo Zucchi, Commissione Europa e Commissioni Convenzioni hanno creato questi portali utili, fruibili, veloci per riuscire a comprendere quelli che sono, comunque a vedere, verificare quelle che sono le convenzioni che Cassa ha stipulato con le varie società. E ci sono, diciamo, tutte le categorie, quindi sono convenzioni stipulate per attività professionale, per servizi bancari, famiglia, salute, tempo libero e trasporti. Apriamo un'attività professionale. Ecco, ci sono vari tipi di categorie. Magari, e lo dico sempre in ogni convegno, magari non è utile, cioè la convenzione, il vostro fornitore ufficiale vi fa un prezzo migliore, certamente, ma magari potete avere anche la possibilità di contrattare attraverso la convenzione che esibite, spuntando uno sconto, è il considerato il welfare aziendale, quello che fanno i nostri clienti per i loro dipendenti, noi abbiamo cercato di farlo per i nostri iscritti. Voi capite che a livello nazionale, quindi opera su tutto il territorio. Molto utili mi dicono che siano quelli dei trasporti, adesso sia la locazione a lungo termine di auto che l'utilizzo di macchine, quando soprattutto i penalisti che girano molto, gli usolavoristi che girano molto nei vari... poi naturalmente se qualcuno ha qualche critica può esterna, sulle convenzioni intendo io, non su altro... può esternarla benissimo. Bene. E questo simpatico excursus permette di arrivare alle cosiddette informazioni generali. Ecco, una cosa su cui vorrei un attimo porre l'accento è sui contatti di Cassa Forense, poi entreremo nell'accesso delle posizioni personali in modo da spiegare meglio anche qual è quali sono le cose che offre il sito con l'accesso riservato. Questo è importante per coloro che operano con la pubblica amministrazione. Perché? Perché oltre a contatti generali, dove c'è la PEC istituzionale, il luogo in cui si trova Cassa, anche per fissare degli appuntamenti, quello che volevo evidenziare è la richiesta del DURC. Allora, ci sono due o tre adesso concorsi, anche per l'Agenzia delle Entrate, mi sembra Equitalia, insomma, ci sono dei concorsi per l'ufficio legale di determinati enti pubblici da esterni. Allora, vi chiedono il DURC, questo si fa immediatamente, è immediato. No, se i contributi sono stati pagati, se diciamo la posizione, no, nel senso, se la posizione è corretta, è immediato, nel senso che si manda la PEC attraverso richiesta DURC, e arriva, ma nel giro veramente di, secondo me, neanche un'ora, mezz'ora arriva il DURC. Se invece non arriva subito, probabilmente ci può essere qualcosa che non va, dopo viene evidenziato questo aspetto. Però se avete necessità di chiedere il DURC, perché molti colleghi me l'hanno chiesto, soprattutto quelli che sono convenzionati con Equitalia, mi hanno detto, ma come faccio, quanto tempo ci metto? Mezz'ora. Quindi andate tranquillamente, scusate, io dopo scontato il DURC è il documento di regolarità contributiva, forse lo sanno tutti, ma insomma lo dico perché a volte per coloro che trattano con la pubblica amministrazione è richiesto anche per gli avvocati, in questo modo lo avete in automatico. Torniamo velocemente, poi sarò brevissima io perché questo veramente non è un intervento, è semplicemente un'apertura di quelle che sono le pagine del sito, che potete fare tranquillamente anche a casa vostra, ma in questo modo si sollecita un po' la visione. E, le ultime news, vabbè queste sì, poi ci sono quattro, diciamo... macro argomenti che affronteremo insieme all'avvocato Zau. Simula la tua pensione, che è uno strumento che forse abbiamo già spiegato in questa sede ed è fondamentalmente una sorta di calcolo di previsione di quella che è la pensione che andrete a percepire se con tutte le condizioni, però ovviamente potrebbe darvi un'idea
di quale sarà il montante contributivo, quale sarà la contribuzione che andrete a percepire nel momento in cui avrete il diritto alla pensione. L'esonero dei contributi, le graduatorie dei bandi di assistenza, vuoi dire qualcosa Robino? No. Vabbè, non si sa perché. In più, da qualche tempo in poi abbiamo cercato anche di così ravvivare il sito presentando quelli che sono i coordinatori delle varie commissioni, perché noi siamo un comitato di delegati composto da 80 persone e vi sono delle commissioni di studio specifiche che operano all'interno diciamo di cassa e ciascun coordinatore presenta un po' la sua commissione in modo da anche rendere così all'esterno un po' conosciuto il lavoro che si fa all'interno della commissione. Un altro invece così mondo che comunque io credo particolarmente interessante è la rassegna stampa sia delle principali pagine dei giornali che tutti i giorni viene messa a disposizione degli iscritti, che gli articoli più importanti, vedete questi sono l'11 aprile, allora anche qui uno diceva inutile, ma non è vero, uno sì, invece che leggersi, oltre a leggersi diciamo un giornale locale, si possono leggere le prime pagine di tutti i maggiori quotidiani. Così tanto come per scorrere, guardare, tutti i quotidiani sono indicati qua, dei maggiori quotidiani, diciamo così, le prime pagine. In più qualche articolo invece viene ad essere estrapolato per in materia previdenziale, per esempio il saldo e stralcio, come prima diceva Paolo, è un argomento interessante, l'autonomia delle casse, quando cioè i giornali rendono, evidenziano quelli che sono argomenti in ambito di cassa. Cassa forense o cassa dei professionisti, perché voi sapete che siamo in tanti, siamo varie professioni, hanno varie casse. Poi l'ultimo, permettetemi un po' così, questo portale che abbiamo cercato di rendere ancora più leggero, che è CF News, che è il nostro, diciamo, chiamiamolo così, quotidiano. Noi abbiamo due pubblicazioni, una pubblicazione cartacea che è la Previdenza Forense, un fascicolo molto molto interessante in cui vengono pubblicati numeri, vengono pubblicati articoli che sono articoli di riflessione particolare, di studio particolare, e vi arriva cartaceo se avete fatto l'opzione di lo ricevo cartaceo oppure lo ricevo telematico online, questa che voi forse avete fatto ma chissà se ve la ricordate, comunque no, lo leggono tutti, smettila, abbiamo cercato di renderlo anche telematico, questa è una vecchia polemica, perché si era pensato di toglierlo in realtà. No, abbiamo chiesto l'opzione telematica perché così potevamo scoprire quali erano quelli che rimanendo nel cartaceo lo usavano per metterlo sotto le sedie sghembe, che non leggono mai, lo lasciano incartocciato, quante volte li vediamo negli studi, no? Quindi, online lo leggono senz'altro. I modenesi lo leggono sempre perché sono bravi a preparare, poi la Daniela li interroga, quindi sicuramente lo leggono. No, cosa succedeva? Cosa succede poi in realtà? Tante volte in uno studio dove c'erano 4-5 avvocati arrivavano 4-5 previdenza forense, se se ne apriva uno era già tanto. Allora anche per evitare questo spreco proprio ecologico di carta si è deciso di chiedere all'iscritto se voleva continuare, naturalmente è gratuito, se voleva continuare ad averlo in formato cartaceo oppure era sufficiente il formato telematico. In ogni caso almeno l'indice scorretelo, perché comunque è una pubblicazione di pregio e molto interessante, anche solo per i numeri dell'avvocatura che contiene, come elaborazione di quelle che sono le pensate del nostro dottoressa Biancofiore che è l'attuario. Invece CF News e l'altra pubblicazione è solo online, è fondamentalmente una sorta di giornale veloce con le notizie più rilevanti per noi, che almeno quelle che noi riteniamo essere notizie rilevanti. Quello vi arriva anche attraverso una newsletter e vi può arrivare attraverso una newsletter se ne fate richiesta. Quindi così se volete, se no altrimenti niente, vi arriva, pazienza. È comunque anche quello una materia fruibile. Poi alla fine qui vedete questo scegli le news che preferite, potete selezionare tutte le categorie di notizie oppure qualche notizia che vi interessa di più, per esempio info dalla cassa oppure avvocatura oppure assistenza e previdenza, confermate e scrivete la mail a cui potete ricevere fondamentalmente CF News, che è questa newsletter, così non dovete andare sul sito di cassa per leggerla, la ricevete direttamente nella mail che avete indicato. Più o meno questo è il sito di Cassa Forense.
diciamo, l'abbiamo più o meno guardato tutti, non dovrei aver dimenticato nulla. La cosa invece, adesso guardiamo in fondo, ecco, qua vi sono anche, diciamo, servizi utili, l'albo avvocati, altre gare, gestione particolare, qualche convegno, ma per la verità non sono molto aggiornato. C'è anche il nostro. Bene. Adesso andiamo invece nella parte delicata, la parte che tutti voi, comunque, una volta avete visto, no? Più o meno il sito è questo. Utile o non utile, è sempre possibile migliorare, anzi noi cercheremo di migliorarlo ancora di più. Stiamo facendo. Quello che non vi dirà, perché è schiva, è che lei fa parte della commissione CF News e Pari Opportunità, che da ultimo si sta occupando di vedere in che misura può essere fatto un restyling del sito, che già, a nostro avviso, forse siamo esageratamente ottimisti, ma già a nostro avviso è un buon sito, ma migliorarlo ancora con delle indicazioni che permettano di navigare in modo più efficace, in modo più efficiente, è materia di studio che insieme all'ufficio tecnico e alla ditta Alexandria, che cura la manutenzione del sito, si sta facendo, e penso che a breve ci saranno delle novità significative. Ecco, una novità significativa che vi racconto, perché veramente diventa quasi un aneddoto. Dobbiamo togliere la parola accessi riservati. Cioè, ma perché togli accessi riservati? Perché sennò gli avvocati non entrano, riservati non a me. Certo, ma vabbè, scriviamo posizione personale allora a questo punto, quindi tra un po' vedrete invece che accesso riservato, posizione personale. E noi siamo molto moderni, abbiamo anche Twitter e Facebook, dici così, ma sai che qualche volta il pagamento dei contributi avviene attraverso Facebook, comunque il pagamento, il ricordo, il memo. Andiamo a vedere accessi riservati. Allora, accessi riservati andate tutti, o perlomeno, se lo andate voi, va il vostro commercialista. Vai pure, no, ma tanto c'è, cioè, un dialogo, cosa vuoi? Parlo di un sito, no, mica una cosa prima istituta. Che passi a alla posizione personale, cambiamo già il nome. Nella documentazione c'era un sottotitolo che per me è una delle cose più belle che mi hanno fatto conoscere il rapporto Censis, il mondo dell'avvocatura. L'abbiamo fatto qui e ogni anno e mezzo praticamente Cassa lo rinnova, è il rapporto Censis. È lungo, diciamo, poi tanto, però veramente è lo specchio dell'avvocatura italiana. Quando ne avete voglia, secondo me è più che da leggere, proprio da osservare i numeri, perché veramente danno lo specchio di quello che è la nostra professione attuale e di quello che potrebbero essere le proiezioni future, per cui sì. Su questo veramente è un lavoro che secondo me è molto molto utile, quello del rapporto Censis. Ecco, naturalmente il rapporto Censis è la fotografia di quello che siamo, quindi ciascuno può trarre le proprie conclusioni, però partendo dai numeri c'è senz'altro un'analisi di chi siamo noi, professione avvocato, quindi senz'altro è uno studio importante, naturalmente anche presuppone una lungimiranza particolare, vedere dove stiamo andando, che cosa stiamo cambiando, cosa stiamo facendo, come ci vediamo noi, come ci vedono, perché le indagini sono fatte, e senz'altro è interessante, perché è interessato, diciamo, alla nostra categoria in generale. Adesso andiamo a parlare degli accessi riservati, posizione personale. Allora, ecco, queste tre sono accessi riservati, veramente sono riservati ai delegati del Consiglio dell'Ordine e internet tra i soggetti, quindi dopo questo verrà cambiato, perché è vero che a noi non interessa che l'Ordine abbia un accesso riservato, noi interessa la nostra posizione personale, e andiamo a cliccare sulla posizione personale. Allora, la posizione personale, voi sapete che quando entrate in cassa vi danno un codice meccanografico, c'è un numero identificativo, come se fosse il codice fiscale, poi vi danno all'inizio un codice PIN iniziale, che poi potete cambiare, modificare, fare come volete, per poi accedere alla vostra posizione. Allora, capita che soprattutto a fine luglio noi delegati riceviamo delle telefonate del tipo: non mi ricordo qual è il mio codice meccanografico, non so qual è, ho perso il PIN, come faccio, ho perso il PIN. Non so se qualcuno di voi è capitato, non so se qualcuno di voi ha telefonato al delegato o all'ordine, a me spesso è capitato. Allora,
alla fine la domanda è: scusa, ma tu quando sei nato te lo ricordi? Perché questa è la verità della domanda. Cioè, vedete, codice meccanografico. Non ricordo il codice meccanografico. Noi abbiamo fondamentalmente un sistema di risponditore automatico attraverso il quale, digitando il codice fiscale, esce il codice meccanografico. Immediato. Perciò quando sei nato, se no guardi sull'album, e sull'album il codice fiscale c'è. Non ricordo o non ho mai ricevuto il codice PIN. Stessa cosa, uno lo cambia, casomai metto il nome della fidanzata, del fidanzato, del figlio, del marito, e poi cambia il figlio del marito e dice: va bene, allora se ti ricordi il codice meccanografico, se non te lo ricordi cerca di sull'album il tuo codice fiscale, guardi qual è il tuo codice fiscale e poi attraverso la mail che tu hai dato te lo rimbalziamo, ti rimbalziamo una nuova password o comunque un codice PIN. Ecco, io avevo preparato, ma mi sono dimenticata di metterlo come chiavetta, una sorta di tutorial, cioè una sorta, un tutorial che adesso verrà pubblicato a breve su come modificare la posta elettronica ordinaria e indicare a cassa la PEC. Perché, vedete, noi siamo delle bestie strane, cioè mandiamo il modello 5, però nessuno di noi fa la fatica di leggere tutta la schermata del modello 5. Molto spesso in fondo ci sono delle simpatiche cose, tipo confermi la tua mail, confermi la tua PEC. Allora, magari uno ha cambiato studio, ha preso uno studio associato, ha fatto una società tra avvocati, quindi ha deciso di modificare la PEC rispetto alla PEC ordinaria, diciamo così, che gli dava l'ordine gratuitamente, perché penso che anche voi abbiate dato, e quindi no. La PEC non si trova, no? Parma no. Parma sono diversi, noi modenesi e reggiani invece l'abbiamo dato gratuitamente. Ecco, e invece una cosa interessante è, se voi andate a vedere la mail che avete dato all'ordine, scusate, che avete dato alla cassa, magari al momento della vostra iscrizione, farfallina81@yahoo.it, cioè magari adesso avete dato, cioè, ma cosa ridi, vero? Cioè, non so, dell'università, non lo so. Dice, ma io sono 20 anni che quella mail non... Vabbè, punto, così almeno li sveglio un po', perché se no sta dormendo, senti solo bar di cassa. Allora, in questo caso magari potete anche addirittura per sbaglio ricevere delle mail utili da cassa, però dovete darla la mail, perché noi non possiamo entrare nella vostra testa. Cioè, anche se noi guardiamo gli accessi, non riusciamo a capire che siete voi, come vi chiamate, che telefono avete, dove abitate, non vi conosciamo così tanto. Siete voi, è incredibile, ma siete voi che date le informazioni a noi attraverso il modello 5. Quindi, se volete modificare o vedere che mail ha Cassa Forense, andate a vedere il tutorial e vedete come modificare PEC o PEO. Adesso entriamo in una posizione personale inventata, naturalmente, o comunque circa inventata, poi non so se magari appartiene a qualcuno. Vediamo qua. Ok, avanti. Ah no, scusate, non è la posizione personale. Ecco qua, vabbè. 23, PIN. Farfallina 81. Me l'hanno suggerita. Io nel 81 ero già alla media. Ecco qua. La mia Filippo è sedato 61. Ecco, sedato 61. Bene. Ecco qui, vedete. Filippo Mazzola ha dato solo la posta elettronica ordinaria, ma non ha dato la PEC. Quindi, nel momento in cui voi andate... Comunica PEC o PEO sotto. Nel momento in cui voi volete modificare PEC, conferma, oppure comunica PEO, questa, modifica, conferma, adesso qua, dopo vi spiego che cosa ho fatto che è la cosa più interessante di oggi. Allora, è uscito, quindi ve lo dico subito. È stato introdotto un sistema come quello, diciamo, dei grandi siti di chat, quando uno dice ho bisogno di aiuto e ha una domanda veloce da fare, o comunque una domanda che sta in un determinato numero di lettere o di righe, non è che uno possa raccontare tutta la sua vita. Il servizio è aperto e utilizzabile da tutti nel momento in cui si entra nella posizione personale.
Quindi se per caso non vi ricordate come fare a modificare la PEC, non riuscite a ricordare qualcosa, potete chiedere aiuto alla chat formulando una domanda e vi risponde quasi automaticamente, perché c'è una persona dall'altra parte che risponde. Lo dico perché tante volte anche lì ricevo delle lamentele dicendo ma veramente io non riesco mai a parlare con cassa. In realtà adesso i sistemi per parlare con cassa sono molteplici. Adesso non so perché esiste già una sezione aperta, non riusciamo più a entrarci, usiamo un'altra persona allora, posizione personale. Cambiamo. Non so perché mi fa sempre questo gioco con Mazzola, sempre. No, lo fa con tutti, lo fa sempre, devi uscire, log out e poi rientrare. Ah, beh vabbè, ma io... No, no, ti blocca. Non posso neanche entrare con un altro, quindi no. Esco dalla cassa? Questo non succede a voi, eh? No, 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 succede. Come succede anche sì, a voi? È un problema già segnalato, stiamo cercando di risolverlo. Esatto. Cioè dovete spegnere il computer praticamente. No, cancellarsi dalla cassa, esatto. E poi riscrivere. E richiedere il PIN. Chiedo indietro i soldi. No, i soldi non si chiedono indietro mai. No, domandare è illecito, non li istituiamo. No, adesso è molto lento però. Avete domande sul sito? Siete andati? Potete andare anche adesso sul telefono, eh? Sto facendo lui, però. Faccio così io. Vai. Se me lo fa lei è meglio, però, perché è più veloce, mi sembra. Ok, accessi riservati, vediamo. Posizione personale. Esiste già, niente. Non si riesce più. Chiama telefono con la Bianchi, va. E gli dici. Ma non si sa come fare, però. A me non è mai capitato mentre facevo le cose, sì. Però, sì? E tu dici anche cosa devi fare. E cosa bisogna fare? Esci. Beh, ho cancellato tutti i dati, non però. Che browser stai usando? Internet Explorer. Proviamo. Sì, però voglio dire, neanche nella dimostrazione siamo riusciti a essere efficaci, fai te. Perché fa così? Mozilla non lo vuole proprio. Volevo far vedere una simulazione delle pensioni, ma ho paura di non riuscire. Se non si riesce a entrare, non riusciamo proprio a uscire. Non disperate. No. Ok, dovremmo riuscire adesso. Riuscite. Proviamo con un altro. 24. Ho cambiato browser, come ha detto... Entra. Salvare. Eh no, anche prima era 24. No, era 23. Sì, era 23, ma ho cambiato soggetto perché Mazzola dopo me lo dice che è aperto. Riproviamo Mazzola allora. Vittorio, buonasera, sei in diretta da un convegno a Modena. Ok, ce l'abbiamo fatta forse. Ok, facciamo le informazioni personali allora. Abbiamo visto che la cosa interessante di questo della posizione personale è che vi può individuare e fare ben comprendere da quanti anni siete iscritti. E quanti, tante volte non ce lo ricordiamo, perché cioè, ci può essere coincidenza fra iscrizione albo e iscrizione cassa per i nuovi iscritti, ma invece noi che non eravamo obbligati a iscriverci cassa, magari abbiamo
retrodatato l'iscrizione di un anno, oppure abbiamo compreso un anno o due anni di praticantato e non abbiamo ben idea, magari l'anno sì, ma non lo so se ho retrodatato o mi sono iscritto da praticante, mi sono iscritto da avvocato, oppure magari considerato che la mia generazione superava l'esame verso novembre, cioè fino a, non è come adesso che si scavalla l'anno, ci si fermava nell'anno in corso, molti non si iscrivevano l'anno del superamento dell'esame, ma si iscrivevano l'anno dopo per risparmiare il pagamento dei contributi di un anno, quindi così cosa succedeva? Che perdevi un anno di contribuzione, quindi non era poi una gran pensata, però siamo stati giovani tutti, abbiamo avuto pochi soldi tutti, quindi invece magari nelle informazioni previdenziali noi vediamo quanti anni di iscrizione cassa si hanno. Quindi, per esempio, Filippo Mazzola ne ha 23. E in questa posizione vi sono anche gli anni di riscatto già maturati. Perché voi sapete che il riscatto può essere pagato in 10 anni. Quindi, fondamentalmente, uno può rateizzare il periodo che intende riscattare pagando in 10 anni. Quindi qua, o può riscattare un anno, in un anno o in 10 anni. Quindi qui vengono evidenziati gli anni che sono stati riscattati. Deve aver finito prima di andare in pensione. Tu vai in pensione solo se hai finito il tuo riscatto, altrimenti in pensione non ci vai, aspetti di aver finito il riscatto e stai qui iscritto come tutti gli altri, non come quelli che vogliono andare in pensione a 62 anni cancellandosi dall'albo. Vabbè. Questo... Nessun riferimento naturalmente a persone, cose, casuale, bene. Questo è un dato indicativo perché molti di voi davvero non lo sanno o non se lo ricordano, comunque qui ne hanno la certezza. L'altra cosa invece interessante di questo ultimo periodo sono questi due, ultimo periodo no, in realtà Simone, la tua pensione è già un paio d'anni che c'è, però è il servizio WhatsApp. Un servizio che vi permette di fare domande attraverso WhatsApp. Bisogna asseverare, diciamo, il proprio numero di telefono e poi si può iniziare con la chat. Invece una cosa interessante, secondo me, da fare e da approfondire è la simulazione della pensione, che adesso affronteremo anche nell'ultima parte, direi, forse, del tuo intervento. Io chiudo facendo presente che i MAV vengono ad essere indicati qui e nella posizione previdenziale, vedete, ci sono fondamentalmente tutte le scadenze e anche la possibilità di pagare i bollettini, scusate, di stampare i bollettini per pagarli. Se li perdete potete sempre ristamparli, cioè non è necessario custodirli, è necessario custodirli una volta pagati, quello sì, vi conviene anche per un motivi oltre che fiscali, anche per motivi personali, così uno sempre può provare il pagamento, ma può scaricarlo un N numero di volte, quindi non c'è più la paura, diciamo come c'era un tempo, di mantenere il bollettino con il numero, il codice e il riferimento. Io direi che il sito più o meno, molto a grandi linee, è stato un po' fatto questa sorta di discovery. Naturalmente l'invito è quello di far presente tutte le migliorie e di servizi come questo che abbiamo visto adesso, che è stato immediatamente già comunicato all'ufficio informatico, e di utilizzarlo, perché comunque noi non solo ci lavoriamo molto, ma vogliamo che possa esservi veramente utile. Grazie. Ringraziamo Cecilia Barilli del suo intervento, raccogliendo l'auspicio di andare a navigare sul sito di Cassa. Devo dire che le CF News al mattino ti arriva la sveglia con quello. Diamo invece la parola all'avvocato Roberto Zau, che cercherà di non farci odiare Cassa Forense alla fine di questa giornata, per cui ti cedo la parola. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia relazione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla agli iscritti di Cassa Forense. Grazie per questo invito che mi è particolarmente gradito, perché
questa donna che io conosco da qualche anno è non solo una bravissima avvocatessa, avvocata o avvocato come volete voi, mi dicono essere stata una splendida presidente dell'Ordine Forense, io l'ho conosciuta in altri ambiti, in convegni dove ci siamo trovati e incontrati con visioni molto simili, e il fatto che mi abbia voluto chiamare qua mi ha onorato, riempito, io sono davvero emozionato, non capita molto spesso perché ormai sono abituato a parlare in giro per mezza Italia, ma oggi sono davvero emozionato perché oltretutto parlare dopo due mostri sacri come quelli che mi hanno preceduto non è neanche semplice. Tenterò di raccontarvi tenterò di raccontarvi Cassa Forense in un'ottica meno ostile rispetto a quella con la quale ci prospettiamo, anch'io mi sono prospettato in passato quando stavo dall'altra parte, però conoscendola e perciò anche approfondendola e studiando i temi, la visione può cambiare. Come può cambiare? Purtroppo quando si ha necessità della cassa nella parte assistenza, perché tutti noi siamo sempre piuttosto infastiditi, si entra nel sito per generare i mal, più delle volte già con malumore, siamo infastiditi perché dobbiamo pagare delle somme con, ma è diventato ormai un luogo comune, la preoccupazione di non riuscire poi a avere un ritorno economico in termini di pensione. Allora, iniziamo il percorso dall'inizio, dalla iscrizione. Nel momento in cui un giovane o anche un meno giovane, a seconda delle circostanze della vita che lo hanno portato a fare l'esame per l'abilitazione professionale, si iscrive all'albo, il Consiglio dell'Ordine, parliamo a Modena, Daniela Dondi fa immediatamente la spia, nel senso che dice l'avvocato Tizio è da noi iscritto con delibera del e manda in flusso telematico la notizia alla cassa. La cassa lo viene a sapere e quindi incasella subito il nuovo iscritto all'albo in una posizione, perché da quel momento è censito e da quell'iscritto si aspetta che cosa? Si aspetta che mandi il modello 5 l'anno successivo all'iscrizione per far conoscere i propri redditi e si aspetta che versi i contributi minimi nel momento in cui la delibera dell'iscrizione è comunicata all'avvocato. Diciamo che lo ha rappresentato con una splendida sintesi Paolo quando ha raccontato quella che è stata l'evoluzione normativa regolamentare della cassa e dell'iscrizione, dalla platea che è qua, che ringrazio ancora per l'attenzione che ci sta dando, posso dire che l'età media fa, che è piuttosto giovane, salvo qualche brizzolato, ma il brizzolato lo fa per fascino, io ce li ho neri i capelli ogni giorno, è un fatto di fascino, sa che fino al 2012 iscriversi alla cassa non era obbligatorio salvo che non si superasse un certo limite reddituale. Fino al 2012 chi fatturava meno di 15.300 euro, ovvero chi dichiarava come reddito professionale meno di 10.300 euro, poteva non iscriversi alla cassa. Prima ancora, ma credo che non sia il caso di pochi qui, perché proprio per l'età che mi sembra di intuire, prima ancora, fino al 95, chi non raggiungeva quelle fasce di reddito che erano inferiori, perché questa era quella che vi ho indicato, era l'ultima fascia di reddito che segnava il confine fra l'attività professionale svolta continuativamente professionalmente e quella non svolta continuativamente professionalmente. Apro una brevissima parentesi, la nuova legge professionale dice che chi si iscrive all'albo degli avvocati è contestualmente iscritto alla cassa, ma dice anche che la misura della continuità professionale, che è il requisito base per essere ancora, per mantenere l'iscrizione all'albo, non potrà mai più essere misurata con un criterio economico reddituale. Prima era quello della cassa, sostanzialmente, lo so, tanto che lasciava riserva ad un apposito regolamento che il Consiglio nazionale avrebbe dovuto redigere, che doveva individuare altri criteri.
abbiamo visto poi quali sono, forse sbaglio perché magari non ricordo bene, ma sono avere la partita IVA, avere una polizza professionale, avere un telefono, un'utenza anche condivisa, insomma queste robe qua dicono che un avvocato fa la professione continuativamente e professionalmente. Prima la continuità professionale era misurata con quel parametro reddituale che in ultimo era quello che vi ho detto, 15.300, volume d'affari 10.300, reddito imponibile. Per dire, nel 2007 era 12.650 l'imponibile e 19 un po' meno, un po' leggermente di più era era 7.590 nel 2007 il reddito IRPEF che misurava la continuità professionale, 11.385 il volume d'affari. Cosa succedeva fino al 95, fino al 1995? Che chi aveva un reddito che non superasse quella soglia poteva stare tranquillamente a fare il randaggio previdenziale, nel senso che non aveva obbligo di una copertura previdenziale con la cassa forense, ma non aveva obbligo to cure, perché l'obbligo di una contribuzione ai fini previdenziali viene congegnato nella riforma delle pensioni di Dini, che dice anche i liberi professionisti, anche gli autonomi devono comunque avere una loro protezione previdenziale. E quindi entra in campo quella che era la famigerata gestione separata INPS, che dal 95 al 2012 ha obbligato gli avvocati non iscritti alla cassa, ma non iscritti a volte anche per miopia, perché parliamoci chiaro e senza infingimenti, non tutti coloro che avevano un reddito così basso lo avevano perché erano sfortunati professionalmente o perché avevano poche opportunità di lavoro. Alcuni diciamo che dosavano i loro redditi in modo tale da rimanere entro quel limbo, commettendo un peccato per se stessi immane. Perché? Perché nel momento in cui decidevano che si dovevano iscrivere oppure era impossibile non dichiarare redditi che fossero inferiori a quella soglia, magari avevano superato i 40 anni, si andavano a iscrivere alla cassa e purtroppo per loro perdevano la copertura assistenziale, che è un ombrello protettivo al quale evidentemente rinunciare è folle. Perché? Perché gli iscritti oltre i 40 anni, lo anticipo adesso così non lo dico dopo, per poter avere la protezione dell'assistenza in termini di pensione di invalidità, di inabilità e quant'altro, dovrebbero pagare una contribuzione speciale retrodatata fino al 39° anno, che è pari al doppio dei contributi minimi integrativi soggettivi dovuti per l'anno in cui si iscrivono e moltiplicati per gli anni addietro fino al 39°. Diventava un salasso, però purtroppo questa miopia della quale non erano per carità responsabili solo gli avvocati che non ci pensavano, erano responsabili anche la cassa innanzitutto e gli ordini professionali, che erano gli organi periferici della cassa, che non davano un'informazione compiuta. In parte noi non ci interessavamo troppo a assumere informazioni e in parte non se ne davano abbastanza. Vi faccio il mio esempio. Supero io l'esame di abilitazione nell'89, vado a iscrivermi all'albo e chiedo a ottobre anche informazioni sulla cassa. Risposta: ma che te ne frega della cassa forense adesso? Non hai obbligo di iscrizione e ti iscrivi ora, aspetta a gennaio per 2 mesi, paghi un anno intero. Mai una informazione o un consiglio fu più sciocco. Perché? Perché se mi avessero invece detto: guarda, hai 28 anni, hai la possibilità, scrivendoti adesso, di avere già un anno di contribuzione valido ai fini della pensione, hai la possibilità ora, se ti fai dei conti per capire quanti contributi avrei versato a 65 anni, che era l'età in cui si andava in pensione, se te ne dovessero si dovesse mancare qualcosa per arrivare ai 30 che servono, riscattateli ora, oppure retrodata alla pratica abilitata, spendi pochissimo e hai già immagazzinato qualcosa. Se me l'avessero detto, invece di un meraviglioso orologio che mi regalò mio padre, ragioniere, felice che il figlio era diventato avvocato, mi avrebbe volentieri regalato o un riscatto o una retrodatazione. Però quel gap di informazione mancata, noi adesso con il sito,
con la pagina Facebook, mi permetto di segnalarvi, che è stata una conquista per la cassa della quale vado fiero, perché io personalmente, che sono abbastanza social, l'ho fortemente voluta, e che vi dico ci impegna, me e i due collaboratori, anche il sabato e la domenica, anche in orari incredibili, a dar risposte su Messenger, perché ci arrivano quesiti di qualsiasi tipo, privati, ai quali diamo immediatamente risposta, e sta avendo successo. Ecco, quel gap informativo stiamo cercando di colmarlo anche con i social. Quindi l'iscrizione, dicevo, lei fa la spia e la giunta esecutiva iscrive l'avvocato. L'avvocato riceve una comunicazione e in questa comunicazione gli si dice, la informo che con delibera la giunta esecutiva ha disposto la sua iscrizione. Dovrà pagare tot, ci arriviamo fra un attimo, e potrà entro 90 giorni dal ricevimento di questa PEC o cancellarsi, o proporre reclamo se c'è qualcosa di non corretto, oppure anche chiedere una retrodatazione agli anni della pratica, per esempio, in modo tale da aumentare il numero di anni di contribuzione. Perché occorre pensarci? Quindi, quando avete colleghi che hanno superato l'esame e stanno per iscrivere all'albo, segnalategli l'opportunità di dare un'occhiata al sito o di rivolgersi al delegato distrettuale o di fare interlocuzioni anche con WhatsApp alla cassa. Perché è importante? Perché fino alla riforma cosiddetta lacrime e sangue, che poi tanto lacrime e sangue non era, alla quale ha partecipato attivamente anche Alberto, che sono contento di aver visto dopo qualche anno anch'io, la prima consigliatura l'ho fatta con lui, devo dire che è stata una risorsa eccellente per la cassa. Quella riforma che nel 2010 ha modificato tanto gli assetti e che è stata completata con una imposizione, per la verità, dal decreto Salva Italia della Fornero, ha stabilito che in pensione si va a 70 anni con 35 di contributi, e tutti a gridare quasi allo scandalo. Quanti di voi, siate sinceri, dicono a 70 anni, ma chi ci arriva a 70 anni? Sono già rimbambito adesso? Allora, no. Luogo comune, a parte il fatto che tu prima di arrivare a 70 anni devi ancora scarpinare, ma a 70 anni non solo si arriva, ma la pensione la si acquisisce a prescindere dal fatto che è stata fatta questa riforma. Perché? Perché fino ad allora, mi correggerà se sto ricordando male Alberto così come Paolo, le regole erano 65 anni di età e 30 di contributi. A 65 anni di età, raggiunti i 30 di contributi, io potevo fare domanda di pensione. Ma non era finita, perché per altri 5 anni le regole di allora imponevano al pensionato che non si cancellava dall'albo di continuare a versare alla cassa i contributi nella misura esattamente identica a quella dell'iscritto attivo non pensionato per altri 5 anni, ricevendo in cambio, dopo i primi 2 anni, un supplemento di pensione calcolato col sistema contributivo, fra un po' ci arriviamo, mentre la pensione invece è ancora oggi calcolata in base al sistema più generoso del retributivo, mentre dopo i 3 anni successivi aveva diritto a un secondo supplemento, 65 più 2 più 3 fa 70. Dai 70 anni con 35 contributi interi versati smetti di pagarmi i contributi interi come l'iscritto attivo e mi paghi un qualche cosa che il 3% del tuo era il 5% del tuo reddito, che io in termini di prestazione pensionistica non ti restituirò mai. Faccio un po' d'ordine e vi dico: quando qualcuno va a protestare, a dire il mercato già è abbastanza deperito, impoverito, voi cassa consentite ai pensionati di continuare a lavorare e ci sottraggono fette di risorse economiche, di clientela, a noi che stiamo iniziando e che dobbiamo ancora costruirci la carriera. Concettualmente è vero, però se voi andate a vedere i numeri dell'avvocatura e trovate che in base all'età i redditi, parlo dell'anno 2017, i numeri avvocatura erano 2017 perché sono quelli che abbiamo tratto dal modello 5 2018, trovate che una fascia di età
che va fra dai 65 a 79 anni produce un reddito, quanto ai pensionati contribuenti, un reddito medio di, fra uomini e donne, 84.134 euro. Questi pensionati, 65 e 69 anni, vi dico anche un altro dato, fra i 70 e i 74 anni, quindi certamente non più contribuenti che hanno possibilità di avere il supplemento, perché hanno superato i 70 anni, reddito medio 76.579 euro. Allora, su questo reddito medio, su questo parlo del reddito ai fini IRPEF, perché il reddito ai fini di volume d'affari è anche molto più alto, su questi denari il pensionato iscritto, il pensionato iscritto che non si cancella, che guadagna questi soldi, non paga più alla cassa quel 5% che gli si chiedeva prima, perché un'altra delle modifiche imposte dal decreto Salva Italia era di commisurare l'imposizione contributiva al pensionato che non si cancella dall'albo in misura pari almeno alla metà del contributo dovuto in via ordinaria dall'iscritto. 14% paghiamo noi, 14,5% adesso, quindi 7,25% paga il pensionato. E su un reddito medio di 84.000 euro, il 7% è 7 per 8, 50, sono 5.600 rotti euro, giusto? Che non tornano nelle tasche del pensionato. Vanno a pagare le pensioni di chi ha avuto una carriera professionale non esaltante, non brillante, che abbia o non abbia evaso, perché un'altra delle cose che noi ci siamo posti in cassa è: in questa maniera rischiamo, rimanendo nel sistema retributivo, di dover anzi integrare al minimo pensioni a coloro che hanno dichiarato poco perché hanno evaso. È vero, è un rischio che si corre, però noi preferiamo correre il rischio di pagare a chi mi ha imbrogliato piuttosto che escludere chi non mi ha imbrogliato e ha avuto delle difficoltà anche a trovare altro da fare che non fosse la professione forense. Quindi è un principio solidaristico che non intendiamo assolutamente abbandonare fin tanto che potremo mantenerlo, e i conti ancora oggi ci dicono che questo sistema solidaristico lo possiamo mantenere. Vero è che la riforma che è stata studiata e portata a termine dal comitato, dai comitati delegati, e va dato merito quindi anche ad Alberto, ha riportato a condizioni più eque quella che era una situazione di generosità ormai non più sostenibile. Cosa succedeva un tempo? Che tutti abbiamo vissuto il boom, tutti, chi ha vissuto il boom economico anni 60 fino ai fine anni 60, quando le cose hanno iniziato a cambiare, sa che le previsioni, o meglio il momento particolarmente florido, faceva pensare che l'Eldorado fosse ormai una situazione di fatto non più modificabile. Tanto che nel sistema pubblico, per esempio, si era arrivati a quello che oggi, con un giudizio ex post, diciamo essere un'assurdità, di erogare pensioni a chi aveva contribuito per 14 anni, 6 mesi e un giorno, le baby pensioni, che era tutto futuro sottratto alle nuove generazioni. Perché? Perché era un peso accollato a chi veniva dopo. Nell'avvocatura non è che fosse molto diversa la cosa, perché l'evoluzione ve l'ha raccontata prima Paolo. Pensare di poter erogare 200.000 lire di allora di pensione a fronte di contributi che in due anni venivano ammortizzati, in due anni di pensione, era una follia. Calcolata come, oltretutto? Calcolata sulla base della media reddituale dei migliori 10 degli ultimi 15 anni di attività. Gli avvocati che un minimo di previdenza l'andavano a masticare, cosa facevano? Non c'era l'occhio del grande fratello fiscale, per cui se starnutisci ti guardano anche quanto fazzoletti usi per capire quanti fazzoletti compri e quanta è la tua capacità di reddito. Allora, davvero l'evasione era un fenomeno molto molto importante, per cui se voi andate a vedere, buona parte dei nostri progenitori professionali per una ventina d'anni dichiarava poco o niente, e l'ultimo decennio aveva esplosioni di fatturato e reddituali che comportavano poi un calcolo di pensione assolutamente ingiustificato rispetto alla contribuzione versata. Per cui l'intervento definitivo della riforma del 2010, che
che non è stato una rivoluzione, perché è stato un movimento per gradi, perché si è passati dalla media dei migliori 10 degli ultimi 15 anni ai migliori 20 del 25, poi alla fine i 30 esclusi i peggiori 5 e quant'altro. Adesso, con l'ultimo passaggio del decreto Salva Italia, quando ci hanno imposto una modifica di una riforma che già di per sé si reggeva bene, si è stabilito che la media reddituale, siamo rimasti ancorati al retributivo cosiddetto sostenibile, perché poi noi avvocati siamo bravissimi a trovare i termini, non è un contributivo ma è un retributivo sostenibile, che dà la possibilità però di integrare almeno le pensioni. Il sistema contributivo puro non lo consente, è un sistema retributivo sostenibile che mi calcola tutto il percorso professionale in termini di contribuzione per far la media, con un'unica aliquota di rivalutazione, mi permette però poter commisurare quelle pensioni che andrò a erogare, come ho detto, integrandole al minimo ed evitando che un sistema che è il più equo in assoluto, quello contributivo, per cui tanto verso, tanto mi viene restituito, non sia un sistema premiante solo per chi ha redditi particolarmente elevati. Considerate poi anche il fatto che il sistema contributivo calcola la pensione da erogare sulla base dei contributi versati, rivalutandolo in base anche al PIL del quinquennio precedente. Quindi in situazioni di economia stagnante, quello che io verso rischio di non vedermelo restituito neanche a valore nominale, se siamo a crescita zero, addirittura a meno. Per cui noi abbiamo fatto una scelta, il futuro prossimo ci dirà se è stata una scelta azzardata oppure no, ma le proiezioni anche attuariali sembrano essere di conforto. D'altra parte non è che le facciamo, ce le cantiamo, ce le balliamo noi, perché tutto ciò che noi facciamo va sotto all'esame di tre ministeri: il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Economia e il Ministero del Lavoro, che è quello che poi coordina anche il lavoro degli altri ministeri. Non solo, la Corte dei Conti ci controlla tutto quello che facciamo, per cui abbiamo un bollino che tutto sommato ci dice che la proiezione futura è una proiezione corretta che dà sostenibilità, e allora il mantenimento di una struttura essenzialmente solidaristica ci permette di poter dire che la cassa non è esclusiva ma è inclusiva. Tanto per dirne un'altra, riforma del 2012, obbligatorietà di iscrizione alla cassa per chi si iscrive all'albo, siamo stati accusati di avere deportato colleghi che stavano belli belli nella nicchia della gestione separata INPS. Anche no, nel senso che quando è stata fatta quella riforma, se non sbaglio, 56.000 erano fuori dalla cassa. Di questi 56.000, una gran parte non mandava neanche il modello 5, una gran parte lo mandava ma era reddito a zero, per cui quel poco che andavano a fatturare dovevano comunque dichiararlo alla gestione separata INPS, che gli pinzava, a prescindere da qualsiasi tetto di reddito, il 27%. Voglio dire, 10.000 euro di dichiarazione all'INPS comportava 2.700 euro di versamento all'INPS, 27%. La cassa oggi ha un contributo minimo di 2.800 euro. È vero che è slegato dal reddito, ma è anche vero che quei 2.800 euro vanno a coprire, a finanziare una pensione per il 93,8%, il che significa che chi ha redditi bassi ma paga sempre comunque il contributo minimo obbligatorio, la pensione l'avrà, e l'avrà sia perché se l'è finanziata con questo contributo minimo, sia perché la parte che è rimasta priva di finanziamento viene coperta dai soldi di chi ha versato oltre quel 7% i pensionati, per dire, ma anche oltre il reddito di 98.500 euro che comporta altra contribuzione che non fa maturare nessun beneficio previdenziale. Chiarisco, perché forse sto dando troppo per scontato, un avvocato che guadagna 300.000 euro, che dichiara 300.000 euro, paga il 14,5% su 98.500 euro, e quello è il suo bottino previdenziale, quello che comporterà una buona pensione, perché se il reddito fosse sempre così alto, calcolata con il sistema retributivo, è parametrata al reddito, non alla contribuzione, non solo alla contribuzione che ha versato. Però questo collega mi versa anche il 3% su 200.000 euro.
3x2 fa 6, 6.000 euro in più gli escono dalla tasca e vanno a finanziare la pensione di chi invece aveva meno reddito per sue difficoltà o perché lo ha voluto occultare. Ecco perché noi comunque riteniamo che questo sistema sia ancora un sistema che deve indirizzarci in termini più di solidarietà che di erogazione di pensioni. Perciò quando sento dire con tutto quello che paghiamo abbiamo pensioni basse, dico no, perché non paghiamo tutte queste cifre enormi. Prendete una busta paga, chi ha una personale in studio, una segretaria o un collaboratore, chi fa diritto del lavoro e vede busta paga, guardi qual è il lordo della busta paga e guardi quello che è il netto. Tolgono circa il 30% in busta paga, gran parte a carico del datore di lavoro e in piccola parte a carico del lavoratore. Ecco, noi abbiamo il 14,5% e le pensioni nostre, quelli che sono, chiedete ai commercialisti se non ce le invidiano, i commercialisti sono a contributivo e i commercialisti hanno la possibilità di aumentare la loro pensione, e così parlo di un altro istituto nostro, volontariamente, loro credo che abbiano il 12% obbligatorio, ma possono arrivare fino al 100% del reddito che dichiarano volontariamente, lo fanno pochissimi. Chiaro, il 100% non credo che nessuno lo vada a versare, ma arrivare a un 15, 16, 17% potrebbe avere un senso e loro sanno far di conto molto meglio di noi. Noi che cosa abbiamo introdotto con la riforma del 2010? È vero che siamo intervenuti sulla leva contributiva aumentandola e sulla leva della prestazione diminuendola, ma abbiamo anche detto agli avvocati, guardate che quel di meno che noi dovremo pagare per cercare di tenere i conti in ordine, l'iscritto volontariamente lo può colmare con la contribuzione modulare, che è una contribuzione volontaria che quando si fa il modello 5 vi viene segnalata come opportunità. Succede che una volta che io indico i dati reddituali, IRPEF e volume d'affari, e il sistema mi calcola il dovuto, mi chiede anche, vuoi per caso aumentare la tua contribuzione volontariamente con la modulare? Buona parte di noi dice, ma tu sei matto, già sto versando tutti questi soldi, non ne voglio sentire parlare, dice no. Suggerimento di uno scemo, non dite no da subito, perché mentre originariamente la quota modulare di pensione aveva un 1% obbligatorio, che era anche una sorta di controsenso, si diceva, perché così sollecitiamo a farla, un contributo volontario obbligatorio dell'1%, in realtà le ragioni erano altre, ma non le posso dire perché se avevano orecchio i ministeri, guai, ma non se ne erano accorti. Dall'intervento Fornero, quell'1% obbligatorio è stato trasferito sul contributo soggettivo obbligatorio, che è passato dal 13 al 14%, ma la modulare è rimasta come istituto esattamente come prima. Quindi dire no fin dall'inizio, quando faccio il modello 5, significa che mi brucio un'opportunità. Dire sì e indicare l'1%, il 2%, il 3%, quello che mi pare, significa che quando a dicembre dovrò pagare la seconda rata dei contributi in autoliquidazione, se li devo, e anche la modulare, posso decidere di pagarla, se mi sta bene, oppure di non pagarla se ritengo che non ho le possibilità o voglio impiegare in altro modo i denari. Tenendo però conto che quello che io verso in modulare me lo detraggo integralmente, così come mi detraggo i contributi soggettivi e obbligatori e quelli in eccedenza, e mi vanno a quelli che verso, mi vanno a riempire un salvadanaio virtuale mio, quindi non distribuito solidarmente sugli altri, mio, che anno dopo anno si rivaluta con un minimo garantito dalla cassa dell'1,5%. È tutto lavorato in cassa, per cui se voi andate a chiedere ad una banca o un'assicurazione o un piano integrativo di pensione, vi diranno intanto che potete versare tanti soldi e avrete delle magnifiche sorti in futuro, ma che potreste detrarre soltanto entro un tetto che mi sembra sia 5.000 rotti euro. Okay. Peccato però che se io verso 1.000 euro alla banca o all'assicurazione, quei 1.000 euro vanno sì in un mio salvadanaio, ma non 1.000 interi, vanno 1.000 meno, commissioni, diritti di accidente e quant'altro, e senza nessuna garanzia che quel investimento, quel piano di risparmio frutti quello che io mi aspetto, perché me l'hanno prospettato in questa maniera. Garanzia non ne danno.
Io all'inizio dell'attività, nel 92, avevo fatto un piano di pensione integrativo, qualcosa del genere. Quello che ho versato mi è tornato indietro con, mi sembra, il 3% in meno, quindi senza nulla in più, ma addirittura il 3% in meno, investimenti andati male, crisi economiche, il 2008 e tutte queste amenità. Cassa introita i soldi della modulare, 1000 mi dai, 1000 vanno nel tuo salvadanaio, 1,5% è garantito, ma in realtà questo 1% è molto di più. Perché? Perché la rivalutazione delle somme che si versano in modulare è pari al 90% della media della resa degli investimenti del triennio. Posto che questa media si sta attestando ormai da tempo intorno al 3%, significa che le somme in modulare si stanno rivalutando del 2,7%, che di questi tempi non è poca roba. Io vi dico che, colleghi per i quali ho fatto dei calcoli con la simulazione, e adesso ve lo faccio vedere, su somme versate hanno già un incremento dell'assegno della propria pensione che intorno a oscilla fra i 100 e i 500 euro mensili lordi di maggior assegno. Per cui anche questa è una riflessione che vi invito a fare nel momento in cui, per quanto imbufaliti, andate a aprire il sito per fare il modello 5 e dire devo dare i soldi alla cassa. Non dite no subito, valutate, ma mettete voi che la sorte vi riservi per l'anno in cui avete fatto un'opzione all'1%, un pagamento inaspettato, perché pensavate che sarebbe arrivato di lì a un anno e mezzo, eccetera, che vi fa anche salire l'aliquota fiscale. Ecco, allora a quel punto a dicembre voi dite, siccome mi sono arrivati 20.000 euro che non mi aspettavo, quell'1% mi sa che lo porto al 2, al 3, al 4 e mi faccio anche una simulazione per vedere quanto può fruttarmi in futuro se mediamente rimane lo stesso. Questo quanto alla contribuzione, quindi i minimi non prendeteli come un balzello per rimanere iscritti all'albo e quindi alla cassa e poter continuare a lavorare, ma consideratelo il contributo, per quanto possa apparire pesante, per avere una pensione integrabile al minimo. I minimi soggettivi, mi sto riferendo ai minimi soggettivi che sono quelli che si trasformano in pensione, perché l'altro contributo minimo obbligatorio è il contributo integrativo, che però non c'è più per 5 anni. Perché? Perché con delibera del 29 settembre 2017 il Comitato dei Delegati ha ritenuto di sopprimerlo per un quinquennio. Il contributo integrativo è quello, ve lo stava dicendo prima Paolo, che è ripetibile dal cliente. Cosa succede? Succede che se io faccio una fattura di 1000 euro, faccio 1000 più 4% cassa e previdenza più IVA su 1400, eccetera. Quel 4% il cliente me lo dà, lo tengo in tasca e poi però lo devo, perché sono soltanto un vettore, lo devo dare alla cassa. E il più delle volte capita, così come per l'IVA, che magari ce l'ho in tasca, vabbè, devo fare, lo spendo e quando lo devo dare alla cassa non ce l'ho. Per cui sono soldi che non sono nostri, chiariamo subito questo, non sono soldi nostri, sono del cliente per la cassa e alla cassa ci vanno tramite noi. Se io fatturo 100.000 euro, quel 4% diventa 4.000 euro che devo versare alla cassa. Fino a tutto il 2017 l'iscritto che aveva almeno 9 anni di anzianità di iscrizione cassa doveva versare anche un contributo integrativo minimo obbligatorio di 710 euro. Okay? Non lo versa per i primi 5 anni di iscrizione alla cassa, lo versa in misura ridotta della metà fino al nono anno, ma dal decimo 710 me li doveva versare comunque. Allora, 710 euro significa che per poterli riavere dal cliente io dovevo fatturare almeno 17.750 euro. Quindi con un fatturato di 20.000 euro, quei 710 euro che pagavo in anticipo me li andavo a recuperare con modello 5 quando, dichiarati i miei 20.000 euro, il sistema mi diceva devi darmi 800 euro. 800 euro meno i 710 che ti ho già dato sono 90 euro che ti verso, 45 a luglio e 45 a dicembre. Ma se io avevo un fatturato di 10.000 euro, quel 4% diventava 400 euro. Alla cassa ne avevo versato 710. Quindi, siccome mi si dice che il contributo integrativo non va in pensione ma va in solidarietà, paradossalmente io che ho un reddito basso, volume affari basso, andavo a finanziare a me stesso la solidarietà e quella iniziava a essere
non voglio dire un'ingiustizia, un paradosso. Fatta questa premessa, il Consiglio di Amministrazione ha portato all'attenzione del Comitato dei Delegati una proposta di soppressione tout court del contributo integrativo minimo obbligatorio. Il Comitato dei Delegati, mostrando come sempre, perché guardate, non sono 80 avvocati da tutta Italia che vanno a Roma per farsi una passeggiata a Prati o per andare al cinema a teatro, vanno con le maniche rimboccate e ciascuno nelle commissioni alle quali è stato preposto studia, lavora, produce e crea suggerimenti che poi l'intero comitato va a discutere e valorizzare con la stesura di regolamenti e quant'altro. Comitato dei Delegati, mostrando una prudenza più che apprezzabile, dice: aspetta, non sopprimiamo tutto e per sempre, blocchiamolo per 5 anni, sopprimiamolo per 5 anni, monitoriamo i conti, vediamo come vanno le cose e se le cose, se non è significativamente incidente sui conti della cassa, allora potremo fra 5 anni decidere di cancellarlo in via definitiva. Questo per dare un quadro anche di come si opera e di come si lavora in cassa. Dopodiché i contributi costituiscono il patrimonio della cassa, vanno a formare il patrimonio della cassa e servono i contributi degli iscritti attivi a pagare le pensioni di chi ha smesso la contribuzione per godersi la pensione continuando anche a lavorare. Ma non si utilizzano evidentemente soltanto per pagare le pensioni, perché altrimenti non avremo un futuro roseo. Quando qualcuno legge la notizia che il bilancio di Cassa Forense è stato approvato, che il patrimonio è cresciuto fino a 12 miliardi e che l'utile anche quest'anno si aggira intorno al miliardo di euro, così come sta succedendo da circa 3 anni a questa parte, una delle obiezioni che fanno a me è: ma allora siamo ricchi, ma allora la cassa è ricca, ma se è ricca perché non abbassiamo i contributi? Primo, i contributi sono già bassi, non li abbasseremo mai. Secondo, la cassa non è ricca, perché io da amministratore continuo a pensare che quando si iscrive l'avvocato Pinco Palla all'albo e quindi anche alla cassa, io sto già contraendo un debito con lui, un debito che gli dovrò pagare, che dovrò pagare quando andrò in pensione, perché gli prenderò i soldi, e prendergli i soldi significa contrarre un patto che per me è un debito e per lui diventa un credito. E allora considerarmi ricco significa già pensare in modo distorto. Io continuo a pensare che la cassa continua a essere formichina. Grazie al cielo, se voi guardate il bilancio, anche sul contenimento delle spese siamo sempre abbastanza, come dire, attenti. Per quanto i ministeri ogni volta che mandiamo anche una nota informativa sul regolamento delle società professionisti rispondono dicendo: sì, va bene qua e là, però dovete risparmiare, dovete ridurre le spese. Lo dicono mai in automatico. Noi lo stiamo già facendo, purtroppo, aggiungo, perché con questo risparmio stiamo andando a versare soldi con lo spending review che chissà quando ci restituiranno. Ma capitalizzare significa essere tranquilli, posto che un domani chi sa leggere i bilanci, anche quelli tecnici o attuariali, sa che vedrà che c'è una curva che porterà i conti con un saldo previdenziale, che è quello riferito solo alle entrate, contributi, alle uscite e prestazioni, che va in negativo in un certo periodo, se non ricordo male intorno al 2040, per poi risalire. Il saldo gestionale invece, cioè quella che è la riga sotto la quale c'è il segno più e il segno meno, rimane da qui a 50 anni sempre positivo, e questo ci rincuora. Ma ci rincuora, ripeto, non perché giochiamo con i numeri e li interpretiamo a modo nostro, ma perché tutti i conti che abbiamo fatto, esaminati anche dai ministeri, sono in ordine. Per cui mi sento di dire, rispondendo a un'altra delle domande che probabilmente anche qui a Modena vi fate e ci fate: ma stiamo versando, ma l'avremo la pensione? Ad oggi io mi sento di dirvi che di qui a 50 anni la pensione ci sarà, e ci sarà nella misura in cui voi potrete calcolarla, se vogliamo farlo adesso, perché sono le 6:20, io mi allungherei ancora a parlare, ma andiamo sul pratico e facciamo una simulazione di pensione. Prendi questo che mi sono fatto fare io, grazie. Me lo sono fatto fare a mio nome. Cinque, tre, sei, nove.
Ciao. Signore? Mentre arriva la connessione, vi aggiungo un altro dato. Vi ho detto prima un tempo 65-30, oggi 70-35. In realtà in pensione si può continuare ad andare a 65 anni, basta avere i 35 di contributi, però... Ciao, guarda, sei ancora bloccato, chiama con la Bianchi. Però devi andare su, torna in posizione personale. Abbiamo cancellato un bel po'. Tu devi tornare alla posizione personale e mettere esci, mi ha detto così. 65-35 è un'altra delle possibilità, quota 100, la quota 100 di Cassa Forense dal 2011, ma uno può scegliere di andare in pensione a 65 anni con 35 contributi, salvo che deve anche sapere che avrà una penalizzazione di circa il 25% sul suo assegno. È ovvio che... Io vi sto dando un'informazione. È ovvio che... Ferma lì. È ovvio che se si tratta di un collega o di una collega che per 35 anni ha versato tantissimi soldi, quel 25% in meno può diventare meno significativo di quello che può apparire, per cui può portare anche a un assegno di 3.500 euro mensili. Supponete che abbia versato sempre i contributi sopra il tetto minimo, cioè mediamente ha guadagnato da quando è nato professionalmente a quando ha fatto i 35 anni più di 100.000 euro di reddito. Perché è figlio d'arte, perché è fortunato, perché è genio, quello che vuoi. A quel punto può anche fare un calcolo utilitaristico e dire: io vado in pensione 5 anni prima, è vero che penalizzate al 25%, ma prendo per 13 mensilità un assegno di X. Quanto perdo rispetto a quello che avrei incassato 5 anni dopo con il raggiungimento dei 70 anni di età? Se il saldo è positivo per lui o per lei, se ne va in pensione prima e ha 5 anni in anticipo, 13 mensilità moltiplicate per 5. Sì, ci stavo per arrivare, infatti ho detto, se vogliamo arrivare a dire l'anticipo complessivo 65-35, la penalizzazione del 25%, in realtà la penalizzazione misurata è pari allo 0,4% per ogni mese di anticipo, e infatti c'è chi ha trovato conveniente andare in pensione un anno prima rispetto al maturamento del requisito completo, perché con il 0,4% mensile la diminuzione era poco significativa. Però tenete presente che a 65 anni di età si può andare in pensione senza penalizzazione se nel frattempo i contributi invece di 35 anni sono stati 40. Ecco perché è necessario che fin dall'inizio ci si pensi. Perché? Perché se mi sto iscrivendo ora, è chiaro che io la vedo molto lontana la pensione, ma se non inizio adesso a pensarci, un'operazione come la retrodatazione, che è tutto sommato conveniente rispetto a un riscatto, lo stesso perché per retrodatare io devo chiedere alla cassa, una volta che mi arriva la comunicazione della venuta iscrizione, di anticiparla alla pratica a 1, 2, 3, 4, anche 5, quelli che sono stati abilitata o non, e pagherò i contributi che erano dovuti per gli anni in cui sono stato praticante, quindi non l'ultimo contributo soggettivo minimo moltiplicato per gli anni di retrodatazione, ma i singoli contributi dovuti, che aumentano sempre di 10-20 euro all'anno. Viceversa, posso anche chiedere un riscatto, e l'altro suggerimento che vi do è: se dovete pensare, anche chi già è iscritto da qualche anno, a raggiungere quota 105, cioè 65-40, fatevi un calcolo con la simulazione del riscatto, perché più si va avanti nel tempo più il riscatto costa. Fatto appena mi iscrivo, il riscatto costa il contributo soggettivo e anche integrativo dovuto per quell'anno moltiplicato per gli anni di scattare netti.
Perché? Perché non avendo redditi sui quali calcolare il coefficiente di moltiplicazione per la pensione retributiva, è il parametro è zero. Ogni anno di produzione di reddito mi aumenta anche quel coefficiente di rivalutazione e quindi il moltiplicatore, per cui se me ne accorgo a 60 anni che posso andare in pensione a 65 con 40 senza rimetterci, vado, mi servono 3 anni di riscatto, vado a farlo e mi prendo una pugnalata perché è forte l'impatto economico che mi viene chiesto. E anche lì il gioco è, come si usa dire oggi, costi-benefici. Se il riscatto mi costa 50.000 euro, ma con 3 anni di anticipo di pensione incasso 75.000 euro, posto che i 50.000 euro di riscatto me li posso spalmare fino a 10 anni di rateizzazione e sono integralmente deducibili, anche lì un pensiero lo si può fare. Prima si fa e meglio è. Sei riuscita? Sì, no, è riuscito lui. Fedi. Cancella i dati di navigazione, lo dico così perché esci non c'è naturalmente. 5369. Non ci prende. 5369. 4045. Ok. Maiuscolo R. Adesso troverete un bel cenno di saluto a me. Sono io? Eccolo là. Eccoli qua. Allora, prima ancora di andare a vedere la simulazione, guardate tutto quello che potete fare. Quando entrate imbufaliti per generare i MAV e fare la dichiarazione modulo 5, siete lì, posizione personale. Fermatevi un attimo e andate anche a guardare chi siete e cosa avete fatto. Perché ve lo dico? Perché se voi andate a info previdenziali, potete vedere dati previdenziali, sopra, lì sopra, il bando blu, estratto contributivo. Voi vedete da quando siete nati professionalmente quello che avete versato alla cassa e soprattutto quello che avete dichiarato e quello che avete versato. Soprattutto avete due colonne, del dovuto e del versato. Sappiate che adesso stiamo cercando di ridurre moltissimo i tempi di accertamento di situazioni di morosità, di errore e quant'altro, ma in passato purtroppo, ed è una responsabilità che la cassa sta cercando di risolvere adeguandosi a tempi anche con la carta servizi che ha compresso molto i tempi di lavorazione, poteva capitare che sulle soglie della pensione andavo a far domanda e la cassa diceva: ah, sai, però nel 1999 tu non mi hai pagato l'indennità di maternità, ecco per dire, o non mi hai pagato i contributi in autoliquidazione, e questo comporta che, essendo anche già prescritto, quell'anno non mi viene considerato valido ai fini della pensione, magari ne avevo 35 e ne ho solo 34, per cui da monitorarvi un po' la vostra situazione di tanto in tanto potreste scoprire una dimenticanza, una differenza, una qualsiasi cosa che non necessariamente deve essere col segno negativo, perché io ho colleghi che mi hanno segnalato, facendo ogni tanto questa verifica, che hanno versato più di quello che dovevano versare, cioè nella colonna del dovuto c'era fra 100 dovuto e 150 versato 50 euro che dovevano essere restituite e che possono essere compensate nei versamenti successivi. Dopodiché si va alle vai anche alle istanze online, così si rendono conto che da lì possono partire per fare le domande di assistenza quando qualcuno dovesse avere un infortunio, una malattia che l'ha tenuto lontano dall'attività professionale per più di 62 mesi, la cassa gli riconosce un indennizzo che è pari al reddito prodotto nel biennio precedente, e anche questa è una forma di partecipazione alle vicissitudini negative che l'iscritto può avere avuto. Se vogliamo andare sulla pensione, alla simulazione alla pensione, poi la cosa antipatica è che rimane l'acciaio. Torni? Se riesco torno. C'è bloccato. Cecilia deve avere la mano fortunata. Forse è lento un po' questo sistema. Dagli rinnova la pagina. Sì? No, con quello, il cerchietto. La prova. Niente. Eccolo. Torna, se riservate, riclicca tutto. Adesso dice che la posizione è aperta.
Intanto che eccola, cerchiamo di entrare nella pagina, faccio solo una precisazione. Eccola. Modello 5. Correggimi Paolo se sbaglio. Il modello 5 va inviato sempre e comunque anche se il reddito zero. Nel momento in cui veniamo iscritti a cassa, dobbiamo inviarlo, si invia online, per cui non è un grosso problema. Questo perché il mancato invio del modello 5 che la cassa dopo circa un paio d'anni ci comunica determina l'apertura di un procedimento amministrativo davanti al Consiglio dell'Ordine che porta alla sospensione a tempo indeterminato della professione sino a che non viene sanato il mancato invio. Per cui tante volte quando arrivano le segnalazioni dice: ah, ma io avevo reddito zero, io quell'anno ero in maternità, non ho fatto eccetera. Benissimo, tutte cose corrette, ma il modello 5 va inviato ugualmente, anche se in perdita, per cui ci raccomandiamo perché tutti gli anni comunque dobbiamo aprire dei procedimenti amministrativi che portano alla sospensione. Siete pronti? Sì. Sto zitto. Quello che citavi tu adesso, Daniela, è l'articolo 17, l'aveva citato prima anche Paolo, che dice che l'omissione, il ritardo oltre 90 giorni e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica entro 90 giorni costituisce un illecito disciplinare ed è una delle poche norme che hanno predeterminata la sanzione della sospensione fino al momento in cui si regolarizza. Allora, fatta la premessa che vi ho detto prima, verificatevi la vostra posizione, vedete se e quanti anni di contribuzione dovreste avere per arrivare alla quota 65-40, potrebbe esservi utile chi non si sta iscrivendo ora evidentemente, perché la retrodatazione la si può chiedere solo e appena di decadenza all'atto della prima iscrizione, potrebbe essere utile un riscatto pagabile con rate fino a 10 anni. E potrebbe essere utile se la convenienza è data da quello che sarà l'assegno futuro, per intenderci. Chi mi va a dichiarare 15.000 euro di reddito imponibile, ma non gli può fregare di meno neanche di pagarla modulare, perché non gli sposta di un millimetro quella che sarà la pensione integrata al minimo, eventualmente se ricorrono i presupposti. Così come di arrivare a 65 anni con 40 contributi pagando un riscatto, con una pensione integrabile al minimo, francamente non mi sento di suggerirla. Ma dai 22-25.000 euro in poi di reddito può avere un senso. Può averlo se ve lo andate a verificare con la vostra simulazione. Vai in pensione futura, ecco, vi si apre questa pagina con le note informative, voi dichiarate di aver letto l'informativa, non la leggerete perché nessuno la legge, nessuno sa cosa c'è scritto, però chi lo voglia fare è un emerito nel senso che è bravo, non aggiungo altro aggettivo, e va avanti. Dopodiché, se già sapete che vi mancano degli anni per arrivare ai 65-40, per fare una simulazione anche con un riscatto sempre simulato, dovete premere quel link, cliccare quel link che c'è lì sotto. Adesso noi non lo facciamo perché in questa posizione ci sono già i 65-40, o meglio, fallo senz'altro. Intanto spiega qui, vedi di quale. Sì, voi qui avete, il sistema vi dice quella che sa. Esatto, voi qua vi dice quale sarà la decorrenza della vostra pensione a 70 anni, che è il requisito anagrafico che il sistema riconosce fisso, avendo in questo caso 45 anni di contribuzione. Okay. Vai avanti. Ah, ecco, no. Puoi andare a modifica vai semplificata, no. Semplificata. Quello che sarà a 70 anni con 45 contributi. È ovvio che in questo caso uno può andare in pensione già a 65 perché ne avrebbe 40. Spiega di tutto il passaggio, sì, però. Sì, vuoi farlo tu? No, parlo. Andate a indicare il tasso di crescita del reddito. Se voi prefigurate che il reddito sarà costante, mi dicono in cassa, non vi so spiegare il perché, dovete indicare 1,5-2%, che è il tasso di inflazione che si può prevedere per mantenere un reddito di 10 ora
pari fino a quando andrà in pensione, quindi mettici pure l'1,5% e vai oltre. Dopodiché potete anche mettere, ma non lo mettiamo adesso, sotto il reddito da destinare alla contribuzione modulare. Non lo mettiamo adesso perché così poi vediamo quale può essere la differenza fra un reddito, fra una contribuzione con e senza. Vai avanti. Il sistema legge i dati e fa riferimento all'ultimo modello 5 inviato, calcola il tutto e vi dice che in questo caso la quota di pensione, l'assegno mensile lordo sarà di 3.532 euro con un reddito, torno un attimo sopra, medio, torno un attimo sopra, di riferimento pari a 56.865 euro, ok? Mantenendolo fermo per gli anni che mancano a arrivare fino ai 70 anni, questo sarà l'assegno. Se vai anche sotto ci dovrebbe essere, guarda se c'è, ecco, la quota modulare qua dà un 233 euro di quota modulare, quella già pagata. Siccome ho detto che questo me lo sono fatto costruire sulla base di un'ipotesi che riflette molto anche quella che è la mia situazione, è qualcuno che ha pagato intorno al 5% di modulare da quando è stata istituita oggi. Se vogliamo andare indietro adesso provando. Ah sì, ecco, allora, se qualcuno di voi si è iscritto alla cassa, all'albo e quindi anche alla cassa, dopo il 2012, queste righe in porto pro quota non le vedrà, o meglio, le vedrà sempre a zero. Che cosa sono i pro quota? Sono i calcoli conseguenti ai diritti acquisiti, per intenderci, i calcoli della pensione con i vari sistemi che si sono succeduti nel tempo. Quindi qua c'è un importo pro quota di zero, perché evidentemente all'inizio il secondo pro quota è con il sistema prima della riforma del 2010, poi dopo la riforma del 2010 e prima di quella del 2012 e poi l'ultimo sistema. Questi sono i pro quota. Torniamo indietro e vediamo la modifica. Vai giù. Provo un'altra simulazione. Ecco qua, come vi ho detto prima, voi potete anche modificare i dati reddituali. Vai sul link, premi il link, non lì sopra, quello sì. E mettiamo 5 anni di riscatto. Mettine 5 lì e andiamo avanti. Ricalcola. Vai a modifica reddito di riferimento e decorrenza, perfetto. Anno, lì. Stiamo anticipando la pensione ai 65 anni con 40 di contributi. Anno 2026. Che cosa? Esce in automatico. Esce in automatico. Sì, certo. Tutto. Sì, ma non lo sanno loro. Lo vedono. È tutto in automatico sulla base della vostra data di nascita. Esatto, questo lo stavo per dire. Il 2026 è il mese novembre, significa primo giorno del mese successivo al compimento dei 65 anni. Costui è nato il 27 ottobre del 61, quindi nel 2026 ha 65 anni, il 27 ottobre compie 65 anni, dal primo novembre ha diritto alla pensione. L'importo del reddito possiamo lasciarlo in 56.000 euro, quel tasso lo lasciamo così com'è e andiamo a lasciare sempre a zero la modulare. Vai avanti, questo me lo segno io adesso. La pensione anticipata 3.100 su 3.5 che era prima, ma prima c'era la modulare anche. No, non c'era, era 233 la modulare precedente, qua è 181, 3.173 e modulare abbiamo 181. Adesso se torno indietro mettiamo un 7% di modulare. Poi giocate come volete, perché fra l'altro se lo farete non rimarrete 3, 4, 5 minuti, perché alla fine vi incuriosirà questa roba qua e inizierete a fare tutte le simulazioni possibili e immaginabili, in alcuni casi sorridendo, in altri magari un po' meno. Vai a mettere un 7%, perfetto. E da 181 mensili di modulare siamo già passati a 324, sempre di modulare, moltiplicato per 13 mensilità. E meno la pensione, perché cosa ho cambiato? Ah, non lo so. Modifica decorrenza.
anno 2026. Vai, sì, vai sopra un attimo. 56 45. No, uguale. Passo un mezzo modulare è questo, no? Sì, 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 no? Sì, sì. Ho sbagliato prima, ho sbagliato adesso. Perché era prima di 50. Sì, sì, no, 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 perché sì, prima perché era di 50, esatto. Infatti non dobbiamo mettere 26, dobbiamo mettere il 51. Ah, quello... No, perché no, perché in questa simulazione l'iscritto aveva già i 40 anni, perciò che non incide la maggior contribuzione. Fai semplificato. Come normale, come modulare. Facciamo 26, 11, 56. Uno e mezzo? Passo uno e mezzo. 7. La modulare non te la calcola qua, perché non la puoi fare la modulare. Sì che la puoi fare. Ci devi ancora arrivare al 2026. Sempre meno però. Non è così. Non lo so, non me l'aveva mai fatto così per la verità. Perché secondo me non avevi mai fatto 45 anni con il riscatto. Perché tu sei da 65 anni. Ah no, perché io ho messo un riscatto che non serviva a nulla, perché c'era già. Cioè, sì, il riscatto, sì, sì. Il problema è che non la fai con il reddito. Vabbè, il bello del reddito è anche questo. No, adesso la facciamo. Il meccanismo è chiaro, l'avete no. Capito. Domande? Non è vero poi? Sta litigando con lei che vuole andare in pensione. Chiedi tu se ci sono domande qua. Allora, credo che sia stata data ampia visibilità a quelle che sono le varie situazioni di cassa, per ultima quella pensionistica, ma anche le altre prestazioni erogate da cassa. Se ci sono delle domande, senza chiedere le simulazioni personalizzate, perché immagino che questa sarebbe la richiesta principale, però stasera ci mettiamo lì sul sito a fare le nostre simulazioni. Se non ci sono domande, niente, vogliamo andare a casa. Ringraziamo i relatori della loro presenza, grazie.